Sono il re della Tamaria. Wow. E quello che state ascoltando è Fumble. Ragazzi, io ve lo devo dire questa cosa all'inizio della puntata, sono onorato perché sto giocando con la lineup. Sono sto giocando con la lineup principale di progenitori con gli stessi identici personaggi della prima stagione. Cioè, Madonna, una cosa veramente. Ritorno alle origini. Assolutamente, ritorno totale. Dov'è la mia maschera? Dov'è la maschera di Deadpool? Adesso te la prendiamo. No. Maschera di Deadpool. Va bene. Intanto fai la presentazione così. Di Fumble. Allora, Fumble è il primo podcast di Layplay italiano. Che bella questa voce. Ma te lo ricordi ancora? Non c'è no, devo stare improvvisando. È FumbleGDR su Twitter se volete scriverci. FumbleGDR.it se volete andare sul sito. È proprio la maschera e il microfono. Che stoffa probabilmente. FumbleGDR.it, il sito dove trovate tutti i podcast, tutte le puntate. E a questo punto, se siete nuovi, cosa che ce ne saranno di nuovi che non hanno mai sentito la stagione 1 di Fumble di Così Maglia, in cui io non sapevo giocare di ruolo e loro mi insegnavano. Oh, che bello che è nato tutto da lì. Bellissimo. Potete tornare a S01 e 00, mamma come nascono i PG, e andare a riascoltare tutte le origini da lì e da Appesi a testa in giù dei personaggi che giocate questa sera. Che sentite questa sera, perché li giochiamo noi. Vai. No, Fumble è un programma di QWERTY, il network di podcast più figo in Italia, l'avete detto voi, non l'abbiamo detto noi. E dovete dirlo ancora? Sì, perché vogliamo, anzi voglio che Jacopo torni sul palco anche l'anno prossimo a ritirare una Macchia Nera Award, o che io scenda dalle terre dei ghiacci, dalla barriera dove sto lottando per proteggere dai White Walker tutta l'Europa. Quindi, cosa insomma, di cui noi saremmo solo. Grazie, Jacopo. È un piacere. A differenza di Game of Thrones, noi sappiamo che ci sono i White Walker. Esattamente. La realtà è che stai passi tutto il tempo. Come si chiamava il villaggio della marmotta lì dove ci sono i Paxatuni? Paxatuni in tutt'altro stato. Intanto, sì. Saluti da Killer Cereali, Jacopo. Ciao, Killer. Quanto te? Beh, ci vediamo tutti i giorni su Twitter, però. Ma è diverso. È bello, la voce sono qua fisicamente. E Squarty.it, il modulo per votare Squarty come miglior radio online, lo trovate in tutte le pagine. Perché volevo essere tutte le migliori edicole. Volevo essere sicuro che lo trovate. Se state ascoltando questa trasmissione, un virus è già entrato nel vostro computer e gli ha messo il link in tutte le pagine. Ha votato al posto vostro. Se avete fatto acquisti su Amazon il giorno della Amazon Prime Day e non siete passati da FumbleGDR o da QWERTY.it, sciagura a voi, vergogna, shame. Adesso dimmi che Manto ha comprato qualcosa e non l'ha fatto. Esatto. Sei due merde. Sei il peggiore. Oh. Ecco. Questa sera giochiamo a Exalted. Con Ongo Ossimoro. Universi che esplodono. È la seconda puntata di Exalted. Anche se l'altra volta non abbiamo giocato a Exalted, ma a Dungeons and Dragons. Voi avete paragonato Exalted a Dragon Ball. Quindi Ongo in realtà è il Tenshinhan della situazione. No, Krillin. Sì. No, Krillin è forte. No, Krillin è forte, è Yamcha. E Yamcha, è il più sfigato tra i più forti. Ho già Ozzy. Già Ozzy comunque le dava Yamcha. Meno di Tenshinhan. Pongo era già Ozzy. Pongo era già Ozzy. Dunque, Exalted. Breve introduzione. È la Tamaria fatta gioco. Le regole sono quelle di vampiri della White Wolf. Quindi pull di dadi da 10 come okay. se piovesse. Esatto. E ci sono alcune piccole differenze. Innanzitutto non ci sono i punti sangue, ma c'è l'essenza, che è divisa in due punteggi. Il punteggio generale di essenza, che è tipo quanto siete forti in realtà, è la cosa più in basso a destra. Ok, eccola qua, sì. E quei numeri che vedete scritti di fianco sono i moti di essenza che possedete. Personale esterna? Questi sono i due, ok. Avevo letto personale esterna e impiegato. Ho detto, ma cos'è l'essenza di impiegato? È quella di Fattozzi. Sì. No, tu ti ho fatto palo. I moti di essenza impegnati sono sostanzialmente il mana passivo di Dragon Age. Ah, ok. Che non ho quando chiaro avete dei, quando avete dei prodigi che sono sempre attivi, ve lo segnate lì perché sono. Una volta rimane bloccato e poi lo bruci. Esatto. Okay. I moti di essenza sono personali ed esterni perché voi siete delle semidivinità e assorbite l'energia dal mondo perché il mondo è al vostro servizio. Giusto che sia così. Un breve riassunto per chi la prima puntata di Exalted non l'ha ascoltata. Che era della quinta in realtà. Che era della quinta, ma se lo cercate su YouTube e su QWERTY.it
lo trovate sotto Exalted. Ottimo. E che si chiamava Non è morto ciò che in eterno può attendere, cioè Ongo. Non ha nessuna fretta. Ci credo che può attendere, non faceva nient'altro. Esatto. Era l'ultima iniziativa e sta ancora attendendo. 150 anni dopo la sconfitta dell'imperatore Oswulf a mano di Imo, Isael, Baraka e Kevan. Quindi anche se avete ascoltato solo la terza stagione probabilmente sapete dove siamo. Ma se non l'avete ascoltata, 150 anni dopo quel fattaccio, alcuni eroi, in realtà un archeologo, un mercenario e un mentecatto, possiamo dirlo. Mi sa che è tali Crom, Tarabas e Callisto sono andati Callisto alla ricerca. Non mi ricordavo. Tarabas immagino sia il mio. No, mio, era il mio. Era il tuo perché avevamo fatto il pippone su Fantaghiro. Esatto, mi ero preso benissimo. Era il mio. Tu eri Callisto. Callisto. Avevi in realtà sei nomi. Un nome del genere. C'era anche Farouk. Perché volevi farti Xina, okay. Suppongo. C'erano sei nomi. Era Callisto. Era Callisto. Era Callisto. Sì. Beh, era uno dei tanti, eh. Esatto. Chi non voleva farsi Xina, scusa. Nessuno, infatti. Callisto era un archeologo alla ricerca della tomba degli Bardo eroi archeologo. E aveva pagato Crom, il barbaro, per fargli da guardia del corpo. Per Crom! Mentre Tarabas sostanzialmente era un aficionado di Ongo che ha deciso di investire in questa impresa. Perché crede nel messaggio che Ongo avrebbe portato al mondo. Beh, che lui era la mia guardia del corpo. Quale fosse il messaggio? Nessuno lo sa. Quello se ne frega. Era una guardia del corpo. Sì, ecco, sì. Lungo la strada avete trovato l'ultimo coboldo ancora in vita. Kvelt. Non ha ucciso persone, non erano solo elfi. Mica sono persone, no? Ricordo. Quel coboldo che è venuto con voi fino alla tomba degli Indomiti, rimanendo poi fuori. E perché comunque sai. Nel dubbio. È pur sempre un coboldo. E siete arrivati in fondo a questa rovina per trovare l'esaedro multidimensionale di cui Callisto aveva tanto sentito parlare nelle leggende del mondo prima del mondo. L'avete attivato e tu, leggende del mondo prima del mondo, che parlavano di Ongo come grande eroe, grande eroe salvatore dell'universo, e i suoi compagni un po' più sconosciuti. E tu, Tarabas, hai visto i tuoi compagni di avventura cambiare nell'atteggiamento, non nel corpo che è rimasto lo stesso, quindi siete tutti con la pelle blu perché erano tutti dei Samsaran. Esatto. Maledetti. E anche il coboldo è un coboldo blu, tra l'altro. Non e... è blallo, sono sicuro. No, che non sia blallo, sono sicuro che è blu. Coboldo blallo. Hanno iniziato a parlarti come se fossero altre persone, infatti usavano degli altri nomi. Uno si è presentato come Alcanfer, uno era Grimdain, c'era un Karkedir. Grazie ai poteri di quest'ultimo e di Alcanfer siete usciti da quella grotta da cui non riuscivate più a uscire perché era crollato l'ingresso. E vi siete trovati in una pianura dove loro hanno cercato più volte di ucciderti senza riuscirci. Io, come si dice, volevo fin dall'inizio che succedesse quello che è successo. Sono tuttora convinto che loro stiano parlando male di Ongo perché sono talmente rispettosi che non vogliono elogiarlo, perché la prima virtù di Ongo era la modestia. E la seconda era i non ravioli. Esatto, la terza era essere una pippa. Vedi, di nuovo modestia. E so che adesso con i loro poteri risvegliati potremo fare del bene, tantissimo bene. E ti ritrovi in questa pianura vicino a dove in realtà avevate trovato la tomba degli Indomiti. Mm-hmm. E mentre loro cercano di bruciarti, darti fuoco, accoltellarti alle spalle, io veramente gli sembra... sto facendo un massaggino al collo. Esatto. Senti un tonfo dietro di te. Oh. E vedi il coboldo a terra svenuto. Povero Ah no, aspetta, no, aveva detto che aveva sterminato un sacco di gente. Oh, almeno uno siamo riusciti a ucciderlo. E appena, sì, ma non stavamo cercando di ucciderlo. Dici, inizia a sentire gli occhi che ti si chiudono. Siamo riusciti a... E lo vedi cadere per terra. È stancante trasmigrare. Mentre Grimdain, che ti stava facendo il massaggino, senti che ci mette sempre meno forza. E poi senti un pluff. Non è che mi sono appoggiato su di lui proprio. Non era previsto. Io sogno Adel. Eroi? Li scuoto. Quello eroi? Che vedi dietro di te una grande luce che cade dal cielo, tipo, per un momento è buio completo e poi torna a esserci la luce. E quando ti giri vedi un tizio che
forse riconosci, forse no, forse ci assomiglia. È sicuramente blu, è sicuramente rasato. Ok. Ha tipo, ha una specie di aura da divinità indiana, tipo che ha delle braccia dietro. D'accordo, sì, sì, sì. Semitrasparenti. Mm-hmm. E voi, che siete quasi state svenendo, vedete questa creatura che prende per i capelli Tarbas e gli dà un pugno in faccia che lo fa... lo trapassa. Quando... una luce abbagliante che dura solo un istante, poi c'è il rombo di tuono, che è tremendo. Un frastuono. E poi in un attimo c'è il silenzio. Tarbas cade a terra, questa creatura dice... Ah, anche tu allora. E dopodiché svenite tutti. Mai qua. Anche voi forse avete riconosciuto qualcosa. Almeno. No, forse no. Un pochino come vi siete riconosciuti tra di voi. Avete visto qualche cosa di. C'è un po' tipo quando. Un po' un'aura. Un po' una specie di elettricità nell'aria. Che qualcosa di strano c'era. Alcanfer, ti risvegli, apri lentamente gli occhi, sei appeso a testa in giù. Mi circondo di fiamme. Sei appeso a testa in giù. Oh, oh no. C'è ti circondi di fiamme e c'è un tizio, nella tua visione periferica, c'è un tizio che avvicina un raviolo tenuto con due bacchette, lo gira sulle fiamme e poi esce il raviolo, esce dalla tua... visione periferica. Sono legato? Sì, sei legato con delle catene. Il fuoco è legato alle catene. Non credo servirà. Senti, non questa voce. No, la voce non la riconosci. C'è qualcosa di familiare nel tono. Però vedo che sta funzionando. Non mi piacciono queste cose. Sicuramente per qualcuno andrà a finire male. Questo qualcuno non sono io. Brucia più forte. 3, 2, 1. Uso tutto il mio potere per evocare un inferno di fiamme nella stanza, cercando di annichilire qualsiasi cosa ci sia nel giro di quanto posso. Ottimo, fai una prova di carisma. Possiamo farci male tra di loro? Tra di noi? Era una prova di carisma perché tu eri uno stregone, quindi comunque okay. Ti è rimasta questa cosa, e di occulto. Aggiungo qualcosa? Al momento no. Come funzionano i tiri di Exalted a differenza Master, di Master? Come funzionano i tiri? Cosa devo tirare? L'1 non cancella i successi. Uh-huh. I 10 valgono 2 successi. Uh-huh. Si fa un successo dal 7 in su. In realtà è meglio la Madonna. Sì, è il gioco del fumble. Non c'è il fumble. Il fumble è se non ce l'hai fatta e c'è almeno un 1. Ok. Devi okay. Proprio impegnarti. Quindi vado. Non è impossibile, l'aria, ma ti devi impegnare. Si incendiò. Attenzione, gli 1 fumble. Hai già fatto 3 successi. 3 successi. La stanza si riempie completamente di fiamme. Tu senti che le tue catene si sciolgono quando la vampata in... Non sono molto agile, quindi cado di schiena a terra e mi alzo alimentando le fiamme. E voi due vi svegliate in fiamme. No. Adele, spegni il fuoco, spegni il fuoco. In realtà è un bel canduccio e ti porta. No, se sento Adele spengo le fiamme immediatamente e mi guardo intorno. Ok, spegni le fiamme. Tu ti sei svegliato. Mm-hmm. E Rama, tu. Ah, ok. Anche perché in teoria io ero sensibile al fuoco quanto non lo ero al freddo, mi pare. Sì, perché eri un mezzo elementare dell'acqua. Quindi ero ok. E Rama io? Però c'è lui, chiunque lui sia, con le bacchette che sono completamente nere e il raviolo che è carbonizzato. Rama, tu ti svegli in un posto assolutamente alieno a te. Uh-huh. L'aria intorno a te è molto strana, è ricca di energia più di quanto fosse ricca l'aria della terra che ricordavi. Ah. E hai dei vaghi, confusissimi ricordi degli ultimi momenti dell'esistenza tua e del resto dell'universo. Lui probabilmente è quello che si ricorda a me. Cosa c'è attorno a me? Cioè, cosa vedo? Attorno a te vedi quello che potrebbe a primo acchito sembrare una casa, una casuppola. Sì, è una cantina più che altro. Esatto, sì, è abbastanza spoglia. Super buia, vedi dei pertugi di luce su in alto, però siamo sottoterra chiaramente. Anch'io sono appeso?
Sì, sei appeso a testa in giù, ma senti che qualche cosa ti sta facendo cadere, perché le tue catene si stanno sciogliendo più lentamente delle sue. Però puoi fare un tiro di destrezza e atletica per, o arti marziali, per vedere se riesci a cadere in piedi come i gatti. Da appeso a testa in giù è, credo che sia. I gatti ci riescono? Sì. E allora anche un eccelso ce la può fare. A proposito, questa cosa la dobbiamo dire. Hai dei successi automatici da 1 a 3, a seconda di quanto gli altri giocatori ritengono che tu abbia descritto bene la tua azione. Se descrivi quello che fai in una maniera sintetica e figa, e se quello che descrivi è veramente, ma veramente, ma veramente tamarro. Ok. Okay. Tamarro è la parola chiave di questo gioco. Sì. Allora, mi hai detto destrezza 3 più atletica. Rama era un monaco, vero? Rama era un monaco, ma a differenza degli altri monaci andava in giro in armatura. Ma di quelli medievali. Monaco paladino. Però picchiava. Ricordo un monaco, picchiava, tipo un monaco paladino a schiaffi. Aveva anche la spada, era un paladino che però menava con le mani. Era Bud Spencer. Era un monachino. Pace all'anima sua. Io con un colpo di reni mi giro in aria e perfettamente ho fatto atterri, 4 successi. Atterri come Ramma. E atterro, esatto. Anzi no, visto che sono in armatura, atterro come Iron Man. Non sei in armatura. È in armatura? Dimmelo tu. No, non sei in armatura. Non sono in armatura. Allora atterro, sì. Ma frattempo siete tutti come eravate nel momento in cui vi ho io per terra, quando cado, c'è un'altra piccola ondata di fiamme. Ehi! Si sono svegliati anche gli altri? Intorno, chi c'è? Due sicuramente. Chi c'è? Non sono sicuro. Ci sono Tarabas, il tizio che avete cercato di uccidere più volte. Quello che io penso sia Grimdain. Grimdain, l'hai riconosciuto? Qualche cosa ti ha detto che... No, ok, però fisicamente è un'altra persona. Che, esatto. Che è ancora appeso a testa in giù e vedi l'altra creatura, quella pelata, quella rasata, che lo sta prendendo schiaffi sulla faccia. Ehi, 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 dai, su! Non sempre così, dai. Non conosco. Su. Io rimango fermo perché qualcuno mi prende a schiaffi Green Day. Cara, e mi dà fastidio. Cara, dai, no, cara, non adesso. No. Mi hai già legato la cera calda, l'hai versata. No, non abbiamo tempo. Basta. Non abbiamo tempo. Io mi guardo le mani. Tu non hai tempo, chi soprattutto. Non chi non sta a bruciarli? Tu sai dove sia. Ma chi cazzo sei? Perché ancora parli? Io ti ho già visto. Forse da qualche parte ti ho già visto. Perché siete tutti ancora in piedi? Io sono. Non sono in piedi, sono a testa in giù. A caffè. Io ho le catene. A caffè. Grazie. Al. C'è qualcosa di strano. Al. Chi mi sta prendendo schiaffi? Non lo capisco, gli vedo il mento. Tipo riesci a. È blu! È blu, tra l'altro! Riesci a. Siamo tutti blu. Riesci a far fluire le tue energie o no? Altrimenti devi star lì ancora un po'. Riesci o no? Ti ho fatto una domanda. Comincio a muovere i piedi velocemente. Non così. Seppur non mi dispiace a qualcuno che prende a scaffi Grimdain, perché se ne merita e se ne è meritati tanti. Ah, quindi lui chi cazzo sei? Non c'è molto tempo per spiegarci. No, 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 e non interessa quel tempo per spiegarci. Spiega, altrimenti questo posto finirà come quella cosa che hai in mano. Fai pure. Vuoi morire? Vuoi morire? È questo che vuoi? Sei appena tornato in vita, vuoi morire di nuovo? Ci io stanno non sono cercando. Mai morto. Io ho sconfitto il dio delle ossa. Vabbè. Io ho sconfitto la morte stessa. Il dio delle ossa è fatto con l'ossa quando muore, rimangono le ossa. Quanto mi dà fastidio queste persone deboli. Ti metto la mano sulla spalla. Al. È tutto ok. Poi sfogati pure, lancia tutte le fiamme che vuoi. Quanta confidenza ti sta dando? Ok, intanto so il mio nome. So il tuo nome, non ti preoccupare. Chi sei? Dimmi chi sei e finiamo questa cosa tranquillamente, senza dover far crollare un palazzo. Tanto non c'è Karkedir niente da far crollare, è fango. Cosa vuoi far crollare? Sì, signore! Karkedir sta punzecchiando Grimdain intanto. Io non amo Grimdain, si sta liberando. Dimmi chi sei, non ci vuole tanto. Appena. Io sono Alcanfer, tu sei? Rama. Parla! Rama, io sono Rama. Signori, a me non piace perdere tempo. Io sono stato intrappolato migliaia di anni in un labirinto non euclideo. Ma tu sei morto. Nessuno di voi è morto. Ti pare? Mi pare che ama. Grimdain non c'è più. Non lo vedete più. Grimdain. Ah no. Ma. Lo stavo punzecchiando, che fine ha fatto? Che schifo, sono bruciati! E tu chi diavolo sei? Orgo, sei pessimo! Dove cazzo sei finito? Io! Non devi lasciare ravioli sul fuoco! Di nuovo! Karkedir!
L'abbiamo già fatto ieri questo. E come vedi, qualcuno ha iniziato a unire i puntini anche. Ah, sei Ungo? Hai sparato a caso e hai indovinato? No, ero convinto fosse andato di là in bagno. Io ricordo già questi nomi, ma non mi ricordo, non li associo alle facce, sinceramente. Ungo? Sei Ungo? Come sei cambiato? Sei diventato proprio brutto. Beh, non è che l'ultima volta che l'abbiamo visto fosse molto bello, se lo devo dire. Mi sembra... Era più basso di me. Ora capisco perché non volevi rispondermi. So che ci si vergogna avere un nome come il tuo e a essere te stesso. Perché? Però, perché? Che diavolo stiamo facendo qui? Questa è una domanda a cui non ci darò una risposta. Ah. Ma ci vai tu qui? Beh, quello che ci faccio io è che sono arrivato prima di voi. Quello che ci fate voi è che vi ho trovato... Ti sei risvegliato prima da quella specie di sonno in cui siamo andati dopo aver ucciso il dio delle ossa? Ma sì? Che c'entro io? Io non ho fatto niente di tutto questo, io mi ricordo... Tu sei morto! Tu ma che cazzo sei? Evidentemente sbagli, cioè, nel senso, io non è che mi ricordi molto bene quello che ma tutte le cose morte tornano ora? È tornato anche Mordiggian, porco Mordiggian! Io non vorrei dirvelo, ma io non sono morto. Beh, tecnicamente l'incantesimo diceva non è morto ciò che in eterno può attendere, quindi... Abbiamo atteso parecchio tempo. Boh. No, scusa. Metto la mano, le mani sulla faccia. Allora, ehi, magari c'è ancora Brumilda, Grindai. Io con loro tre ho già parlato. Adesso va bene, se li chiamo. Ho già avuto un figlio, basta. Draghetto, io. Carkedir, non sono un draghetto. Che piacere. Io inizio a prendere a pugni il muro cercando di aprire il portale per il mio semipiano. Aspetta un secondo. Sono un itiano, piacere. Piacere. Rama, è quello. Itiano, venne da dove ci sono le palme e le spiagge. Ci conosciamo già, ma sei diventato imbecille come Ungo? Ma io voi conosco, no? Io me ne ricordo i vostri nomi, ma lui non l'ho mai incontrato. No, io lo conosco perfettamente. Te, sei tu che non ricordi me. Possibile. Sono un po' confuso, sinceramente. Onestamente, è il caso che tu non ti ricordi di lui. Non so neanche... Non so, come ci sei arrivato qua? Chi ha recuperato? Non sono sicuro. Io? Tu non ti preoccupare di me. Tu eri quello retto. Un po'. non in quel senso. Bambini, sono circondato da bambini. Apriti, cazzo di portale. Fai una prova di carisma occulto. No, sfondi, dai un pugno al muro e la Ok. Fai una prova di carisma più erbolisteria. Ah, le house rule al secondo tiro. Ti vorrei ricordare sette, che Grindel faceva doppi sensi. Che è successo? Spruzzo. Sì, ma l'ho fatto, l'ho detto apposta. Al quarto pugno che tiri al muro, ti passa attraverso. Prova a sfonda il muro o no, entra no, in un... prova a entrare nel muro, scompare nel muro. Ah, ne abbiamo perso uno. Quindi ma il pugno o tutto? Parlate di morire. Ma vabbè, uno è meno. Beh, anche tu ce l'avevi il semipiano comunque. Sì, infatti. Ma preferisco non tornarci, c'era un casino nel mio semipiano. Il mio era tutto bello ordinato con i fattorini. Ma tu hai detto che vedo anche Tarabas? Che c'è anche Tarabas? Tu sei Tarabas. Io sono Tarabas. Ah, ok, perfetto. Ho detto che lui vedeva Tarabas. Certo. Carkedir, non vorrei sembrarti, ma tu che c'è una memoria, hai sempre avuto la memoria migliore di tutti. Ma basta non bere, sai, non è difficile. Sì, vabbè, è un particolare. Ma non ero diventato un drago. E credo fosse una cosa metaforica, non lo so. No, l'altro drago non era Eibon. Fuori li ho presi. L'altro drago non era Eibon. No. Sì. No. Sì. Sì. No. Sì, avevi fatto sesso con un uomo. No, la Brumilda! No! Non c'è niente di male, non ti preoccupare. Ok. È un male! Noi piani lo facciamo continuamente! Guarda che su Ardutan è legale in 42 stati. Lui parla dal muro. I tiani sti cazzi, siete dei triangoli. Appunto, esattamente sti cazzi. Do un pugno a terra e scarico una... Tu ti senti tremare il terreno sotto i piedi e vieni risucchiato fuori dal tuo piano. Tu ero nel mio piano, ho visto la casa? Era in rovina, ma c'era la casa. No, inizia a prendere a pugni il muro facendo un po' di fiamme. Ragazzi, per favore. Sei sempre inutile come sei sempre stato. Adel! Non credo sia viva. Carkedir. Non credo. Può essere, non credo. Perché? Il mio libro. Carkedir. Sono io. Risolvete le vostre questioni. Lasciate parlare qua, Ungo. No? Ma è Ungo. È Ungo, non può dire cose utili. Era quello morigerato. Ho solo cercato. Sto cercando di salvare la vita. Voi che siete appena tornati in vita, ma fate quello che volete, ovviamente. Ma perché? Chi ci sta minacciando? Ma ti pare che abbiamo bisogno di essere salvati da te? Beh, magari le informazioni. Non è che deve prendere forza sempre a pugni qualcuno. La mia armatura l'ho persa. Anche perché non c'è mai riuscito. Appunto, quindi qualche informazione, però l'ha sempre avuta. Qualcosina. Ti ricordi la tomba degli indomiti? Che viaggio? Quando diventavi Efriti?
Sì, quella dove c'erano le nebbie vampiriche. Sì, quella. Siete certi? Oh, che bella la palla di fuoco. Possiamo sicuramente stare qua a aspettare che vengano. No, ma stavamo dicendo. Chi ci sta cercando? Chi è così pazzo da provare a venire contro di me? Tu non sai neanche chi sei, non sai neanche dove come sei. Come non so chi sono? So benissimo chi sono. Riconosci il tuo corpo? Sai quanti anni sono passati? Sarò stato reincarnato, non importa quanti anni sono passati. Tutti dovrebbero conoscere il mio nome e tutti dovrebbero averne paura. Beh, nessuno conosce il tuo nome e nessuno ha paura di te. Bisogna rimediare immediatamente. Vai pure a farti ammazzare se vuoi. Sei libero. Vado, io mi tengo loro però. O anche lui se vuole andare, vai. Non so. No, sono venuto a prendervi perché non ho niente da fare io. Ho cercato che di... Che giorno è? Ascoltiamo il signore Sergio. Che giorno è? Non so neanche... Ho brutti ricordi di tutto questo. Pessimi ricordi. Zitti un attimo. Che cosa sai? Zitti un attimo adesso, aspetta, scusa. Con chi credi di stare a parlare? Che ne so, al camper mi hai detto. Basta. Allora, la prima cosa che vi posso dire, il nome di Alcanfer te lo ricordi, anche Grindel. Io mi ricordo il nome, mi ricordo che ho fatto un pezzo, scusate, Rama, se non mi sbaglio. Lo avevate aveva partecipato all'ultimo. Si è fatto tutta la parte del sotterraneo. E allora, tutto il sotterraneo neoclideo con voi. Sì. Quando io ero dopo è sparito, se non mi sbaglio, è tornato per il gran finale. Sì, esatto. Ok. E Kakedir è nato dal fatto che lui si era incarnato. Però quando eravamo nel gran finale non si erano ripresentati. Quindi lui era cambiato completamente, era diventato uno stregone. Tutto il resto probabilmente non ha messo assieme le cose. No, anche lui, perché lui era, si diverso, lui era diverso e lui era diverso. Esatto, lui si ricorda di voi nel sotterraneo. Sì. Infatti eravate dei minchioni, eravate di primo livello. abbastanza vero. Ok. Spiega e veloce, non perdere tempo. No, non c'è molto da spiegare. Le regole sono diverse. Ci sono... Credo il gioco, scusate. Ma a parte da 10. Come avrai notato, sei molto più forte di quanto eri forte. Eri già fortissimo. Non riesco neanche a sfallanciare una sfera di fuoco. Sfallanciare. Hai appena dato fuoco all'intera stanza. Guarda che ma ci riuscivo anche prima. Ok, hai appena rimparato a usare questo corpo. Ci sono... Ma non è il corpo che conta. Fermati un secondo. Sono le fiamme che bruciano all'interno. Senti il potere delle fiamme. Ascolta un secondo. Senti, non ho bisogno di ascoltarlo, l'ho sempre sentito. Oh, Gesù. La pazienza. Io sono le fiamme. Ok. Parlo giudice Kakedir. Allora. La pazienza è la virtù di un vero morto. In questo momento vorrei avere... Ci sono delle scariche di luce che escono dal pugno. Io sto guardando un... mi mancavate. Parliamo. No, ma ci siamo visti ieri pomeriggio. Ah, sì? Avevamo una per quanto ho capito, sono passati qualche migliaio di anni. Almeno. Ciò non giustifica perché la gente non conosce il mio nome. Okay. Tecnicamente hai causato la fine dell'universo, quindi è per quello che la gente non conosce il tuo nome. Ci mancherebbe un motivo in più per conoscerlo. Per essere precisi, il mio innato senso del tempo mi dice che qualche miliardo di anni. Ma sono facezie. Rimango un attimo così. Miliardo? Qualche miliardo. Ah. Io sono veramente dispiaciuto. Beh, allora questo potrebbe spiegare del perché non si ricordano il mio nome. Magari potrà essere durato un paio di milioni di anni, ma qualche miliardo non lo so. Ti vedi? D'altra parte nessuno ha raccontato quello che il Dio delle ossa. So. Ve lo spiegherò in termini miei, perché evidentemente in termini altri non riesco a spiegarlo. L'energia di questo mondo. Quindi in termini neanche nei tuoi termini mi sembra che stia funzionando. Ma lo interrompete in continuazione. L'energia di questo mondo è molto. Se prima eravamo in un torrente, questa è una cascata. Tanto meglio. Benissimo. Ma conquistiamo questo mondo. Ah sì, questa cosa la sento anch'io. Questo è il problema. Ah sì? Puoi conquistare il mondo, ma là fuori ci sono delle creature come te, ma molto più forti. Abbiamo sconfitto un dio. Che vogliono mangiarti. Sì, abbiamo sconfitto un dio. Impareranno che il fuoco non si mangia. Oppure ti mangeranno. Ah, vai pure. Sei libero. Però il motivo per cui vi ho portati qua è perché cercavo di radunarvi prima di lasciarvi in pasto a questi altri. Beh, li distruggeremo tutti come l'abbiamo già fatto una volta, no? Magari tu farai quello che sei fatto. Comunque una volta si raccontava di questa storia di un tipo che si chiamava Mangiafuoco. Quindi forse qualcuno che lo mangia c'è. Ma è morto poi. Beh, sono passati miliardi di anni. Non è morto mangiando il fuoco. No, non credo. Io, a me il fuoco mi ha raccontato una storia diversa. A me il fuoco. Vabbè, mi ha raccontato di un tizio che cercava di mangiare il fuoco ed è morto. Ma Adele era di parte, era del fuoco anche lei.
C'è rimasta male quando è andata in un bordello umano, credo. Ha capito che nulla può con il calore e la passione. Sì, mettiamola così. Dentro di me. Si chiama malaria, nel caso. Cosa stai parlando? Se brucia e arde dentro di te. Ah, ma non usare parola. Forse il fuoco di Sant'Antonio. Forse. Sì, il fuoco sicuramente. Ok. Non so chi sia questo Sant'Antonio. Ma da quant'è che sei sveglio? Pochi mesi ho seguito quel cretino di un archeologo. Ciao Giorgio. Il tizio. Beh, eravate in altri corpi, era un tizio. No, non ho memoria. Ma cos'è tutta questa roba qua? Ti devo fare tipo un fischietto, una carina. Io ricordi di Tarabas? No. Allora, nel senso che le vostre memorie sono le vostre memorie. Ok. Però quando vedete delle cose del mondo, capite cosa sono. Hai dei. Esatto. Sì. Arriva al punto per Mordigian, cane. Non c'è nessun punto. Cioè, dove sono andato, sta attento? Tu! Hai detto che c'è gente che ci vuole uccidere, perché a noi? Ma c'è qualcuno specifico a noi o al mondo? Per via di questa quantità di energia che evidentemente sei assolutamente in grado di controllare, che altri vogliono. E non possiamo lasciargliela e basta? Proposta. Assolutamente no, stai scherzando. Proposta. Proposta. Tu non sei neanche nel tuo corpo, non dovresti neanche partecipare a queste discussioni. Non sono mai nel mio corpo. Appunto. Appunto. Il mio cazzo di libro. Quale libro? Come quale libro? E non mi ricordo di nessun libro. Come fai a non ricordarti di nessun libro? Che libro? Che libro potrà mai essere? Gli antichi non ci sono in questo mondo. Tu non per quello che ne so io. Tu non si dice che l'imperatore fosse un loro discepolo, ma che sia stato l'ultimo. Per quello che so io, le regole sono cambiate. Il tuo libro non c'è. Ma non c'è neanche il mio bastone, ma chi se ne frega, non è neanche il mio corpo. Non mi pare che questo è un corpo debole. Ti sembra debole? L'abbiamo ucciso. Ti sembra debole? Il corpo sì, è quello che c'è dentro che è forte. Mi parevate dei bravi ragazzi, come siete finiti con questi discorsi che conquistiamo il mondo, chi se ne frega? Cioè, mi ricordavo... Quali bravi ragazzi? Allora, quando ci siamo incontrati la prima volta... Quando? C'era lui che aveva una forte fede, voleva uccidere i seguaci di Grot. L'ho uccisa la mia forte fede. Ah. Le ha dato fuoco, tecnicamente. Beh, sì. Dall'interno direi, anche se non ricordo. Sono riuscito finalmente a dare fuoco alle anime. Avete perso la strada, andiamo a fare qualcosa di nuovo. No, abbiamo trovato una bellissima a bordo di un drago. Non è un modo che vale. A proposito, non ti ho mai detto complimenti per quella mossa. Forse dovremmo andare su. Ma tra l'altro, quel bastone lì non era il tuo. Non mi piace. C'è un bastone? È vicino, vedo c'è un bastone. Un bastone identico a quello che avevi dell'imperatore. Bastione dell'imperatore Remesi. Vado là, lo prendo. Immediatamente. Oh mio Dio. Lo prendo. Se per caso inciampi un'armatura, fammelo sapere. Perché evidentemente hai l'occhio lungo. Quando lo prendi, vedi che lascia delle scie di fuoco ogni volta che lo sposti. È ancora più potente. Risuona con le mie fiamme. E sai di poter assorbire completamente l'energia del bastone una sola volta. Non sai quanto potrebbe durare per fare qualche cosa di X. Sborò. Potente. Se in caso dovesse essere tornato in vita Mordigian e lo metto via. Io ho raccolto la loro roba. Ho delle armi loro. Avevi la sua armatura. Okay. Lui aveva un po' di armi addosso. Sì, andrei su perché non è bello questo posto. Preferirei stare alla luce del sole, sinceramente. Mentre ci passano le fiammelle bomba. Rimaste. Okay. Io mi concentro, visto che secondo me le fiamme, il potere è sempre lo stesso. Quindi io mi concentro vedendo i vestiti molto colorati dell'archeologo e metto del calore in modo da bruciarle, ma solo la parte esteriore, da farle diventare più scure, tendenti tipo al nero bruciato, un po' rossicce. Ok, hai delle vesti nerastre. Sono un po' più delicate. E un po' di fumo. Oh, così va meglio. Molto elegante. E vedete, c'è della roba lì dietro per voi. Ok. Vedete anche che sulla sua fronte compare un simbolo illuminato. Non l'ho mai visto? A parte che ce l'ho anch'io sulla fronte. Tu ne hai uno che ogni tanto compare. Ok. Solo ogni tanto, però. Sul palmo. All'interno della mano. Comunque quello che diceva il buon Ongo è vero, e c'è molta più energia. Ah, sì? La sento distintamente, sì. Io la sento. Dove? Perché adesso mi sono concentrato solo sulla mia. Attorno a noi. Non la senti tu? C'è qualcosa di strano, non so. No, sento una gran puzza di bruciato qua sotto. Che strano. Tu che sei un po' più avvezzo a questo fluire di energie più di quanto fosse Grindan che aveva appena iniziato. Adesso mi ci concentro bene. Senti che oltre alla tua energia puoi assorbire l'energia del mondo intorno a te. Beh, siamo cresciuti. Che è più della tua, tra l'altro. Impossibile. Vedo che migliaia di anni o milioni di anni miliardi di anni non hanno cambiato assolutamente niente. Sei sempre puntuale, Carchedi, figurati.
Cos'è che trova appesa nel mucchio? Ah, giusto, è vero. Un pugnale. Ah, era uno di quelli miei vecchi. Ma che bello. Uno solo, devi finire il colpaccio per abitudine, così. Ah, guarda, che nostalgia. Quando lo tieni in mano, ti sembra che sia materiale, ma fino a un certo punto. Però non sapresti dire cosa questo comporti. Quando lo lancio in aria e cerco di prendere tutti e due i pugnali, poi vabbè, attacco la cintola, va bene. Okay. Io una cosa del genere la sentivo in parte molto diminuita, tipo quando ero andato nel piano quello degli Ifrit. Un pochino, ma era una... Era leggera, una qua cosa... è proprio... Esatto. Un altro livello. Io provo a tingere. Ok, quanto? Tanto. Ok. Non ci sono mezze misure. Cubi. Io vedo che comincia. Mi si accendono gli occhi. Io proprio, anch'io, io salto e sfondo, tipo di gomitata, sfondo il rama. Fuori! Io mi rendo conto. Io mi rendo conto che non potrei indossare l'armatura. Che non riuscirei a indossare l'armatura. Sento un senso di urgenza nell'averla addosso. E dato che io ho chiamare l'arma del sole, e per me la mia arma è l'armatura, come un fottutissimo Gordian. Giustizia! Esatto. Messi insieme. L'armatura vola verso di me e io lo indosso. Dopodiché, il tempo si ferma per un istante mentre lui gira vorticando nella... Sono anche, come si dice, ho anche il glitter sopra. Sailor, rama. Ho anche il glitter sopra per evitare per le vesti svolazzano. Rama Ryusei. Poi fa così per mettere l'elmo con le mani sulla fronte. E dopo, come è fatta l'armatura? L'armatura di rama era quella con le pietre, no? Con le pietre luminose sopra. È un'armatura completa, una full plate, con delle gemme, che però adesso brillano di luce. Non sembrano, sembrano fatte di luce pure. Tra l'altro, se guardate su YouTube, ci sono le miniature dei personaggi sotto. In diretta, attenzione. Quindi li potete vedere in diretta. Lama. No, è rama. Lama è quello che sputa. Lama è quella che hai tu. Assorbi tutta l'energia, segna che hai consumato 30 moti di essenza... Così. Esterna, perché hai consumato solo quella esterna. Voi da sotto vedete le pietre del pavimento, sì. Da cui iniziano a uscire luce, poi fiamme, saltano delle pietre del pavimento, e tu ti ergi in volo consumando praticamente tutta la pietra che trovi intorno, e allora prendo tutto e lo sparo in alto. Sfondi il soffitto di quello che sembra essere un edificio molto più alto di quello che ti avrebbe dato a pensare la cantina dove vi trovavate. Uso, spammo tutto, tipo con le mani alzate, tipo colonna. E voi che siete saltati fuori, vi trovate in questa stanza da cui correte fuori molto velocemente, ma che sembra un tempio greco molto luminoso, molto grande. Architettura che conosco o che non ho mai visto? No, è un'architettura che non ti dice nulla. Ok. Nulla. A parte una statua di Hongo con una fascia sugli occhi, messo in posizione marziale in fondo da una parte. Viene spazzata via. Ti sei già fatto entrare! Mentre stavo correndo fuori. Non sono stato io! Prendevo quel punto. Mentre esco un vai contro le fiamme lanciate dal camfer. Vai! Ma aspetta, vai! Allora... E li uso tutti. Io so, qualcosa per non morire. Io sono immune alle fiamme. Non lo so. Beh, è una colonna. Allora, in realtà cerco di farla non troppo. Fire no. No, cerco di farla non troppo larga, un po' più larga di me, e con tutta la forza che ho spararla proprio verso l'alto. Okay. Il cannone fotonico. Beh, se non sapevano dove eravamo. Esatto, anche per quello. Fuori, quando usciamo dal tempio, c'è una colonna di fuoco, immagino. C'è una colonna di fuoco. Hai fatto il radiofaro per uccidere gli scarafoidi. Esatto. Sì, esatto. C'è questa colonna di fuoco. Adesso che correte fuori dal tempio, mentre parte del tempio crolla, vedete che il tempio è al centro di un cratere. Sì, intorno c'è una baraccopoli tipo Megaton. Esatto. Cioè, sono okay. Proprio baracche della gente vestita di stracci. E al centro quelli che erano più vicini, noi corriamo fuori dall'esplosione, ma quelli che erano più vicini vengono vaporizzati proprio. E quelli più lontani invece. Alcuni stavano pregando, alcuni aprono le braccia. Alcuni si buttano a terra inchinandosi. E si dice che qualcuno che ha guardato le fiamme nel momento in cui sono state sparate è rimasto cieco.
Parecchi sono rimasti ciechi. Alla Terminator, proprio alla Terminator 2, la scena la tizia attaccata alla cancellata. Esatto. Judgment. Io so quanto tempo abbiamo prima che ci trovino. Quando ti è capitato prima volta di usare i tuoi poteri che si sono manifestati, non ci è voluto molto. Oh, ok. Avete qualche decina di minuti, perché anche loro sono in grado di viaggiare. Immagino. Molto velocemente. Questo corpo funziona bene. Molto bene. Sì. Non abbiamo molto tempo. Come mi sento dopo aver Aspetta un secondo. Scarico. La tua armatura. Sì. Ha un grosso loto inciso sul petto. Carino. Non l'ho fatto io. Cioè, tu sei andato già così quando l'ho trovata. Stai facendo tipo le pagine Facebook che mettono il watermark su tutte le cose non loro, no? Era già così quando l'ho trovata. Non sono stato io, prometto. No, tu non ti senti assolutamente esaurito perché non hai consumato nessuna della tua energia interna. Però vedo che non riesco a tingere bene dall'esterno adesso. No. Quanto è alta? Consumato... Tipo centinaia di metri. Sì. È un geyser enorme di fiamme. Sì, sì. Non si vede la fine. Sì. Cioè adesso vedete che la fiamma sta continuando verso l'alto consumando tutto l'ossigeno che c'è sopra di voi. C'è un sole in cielo? C'è una luna? C'è il sole. Ok. Vedete che c'è quella che sembra la luna nel cielo di fianco al sole. Io uso la differenza di pressione per volare fuori dal buco e andare più o meno dove ho visto andare loro. Quello è stato impressionante ed inutile. Hai ragione, le energie sono molto più forti qui. È diventato completamente pazzo. Ah, lo è sempre stato. Sì. Non mi sembrava completamente pazzo. Ah no, i funghi. Sì, ragazzi. Non so neanche come parlargli onestamente e convincerlo che... Pensa se tu puoi usare questa, cosa possono fare gli altri? Io sono sempre stato più forte degli altri. Come sempre. Anche se al momento non c'è molta energia da attingere qui intorno. Forse è meglio spostarsi. Sapevo che avrei dovuto lasciarti lì. Perché non ti ho lasciato lì? Perché ti ho salvato la vita innumerevoli volte anche se non te lo meritavi? Avrei potuto lasciarti lì. E poi non sempre più forte di tutti. Il signore del caos è sempre stato più forte. Non l'abbiamo mai affrontato. Perché avevate paura, giustamente. Non ho mai avuto paura di nessuno. No, quando hai cercato di suicidarti sei rimasto incastrato nella finestra con i piedoni da pagliaccio. Erano altri tempi, prima che conoscessi il mio vero potere. Ongo persino gli scappa. Prima che Grimdell mi salvasse dal servo di Mordiggian. Sto cominciando a pensare che il fatto che qualcuno mi voglia uccidere per succhiarmi la linfa vitale non sia la cosa peggiore che mi è successa questa mattina. Pensi anche tu? La compagnia. Che cosa è successo? Riportatemi nel labirinto, non ne ho idea. Adesso che siete sulla superficie, vedete, a differenza di come era così Malia prima, che era una sfera, quindi vedevate l'orizzonte che si perdeva come da noi nel nulla. Vedete che qua la terra sale ai bordi. Ok. Sono stato io? No. No, sono stato tu. Nel caso devo averci dato troppo dentro da giunto. Che c'entra? È semplicemente un pessimo architetto quello che ha fatto sta roba e basta. Ma non è, no, cioè, Piccato allora. È strano perché io ricordo di essere stato lassù. Chissà chi prenderà le armi. Lui è al centro, il sole è al centro. Il sole è al centro, un anello tipo. Chissà che... Era quello, io mi ho un vago ricordo di vedere questa terra dall'alto. Luca, sì, Rama è uno dei cinque samurai, sì. Chissà chi è adesso il padrone delle anime. Ciao Alice, ciao a tutti. Bella domanda. Veramente... Non abbiamo tempo. Andiamo. Dove dovevo andare? Lontano da qui. Qualche parte. Come fai a sapere queste cose? Quanto sono stato qua più di un mese. Quel cratere l'ho fatto io. Sì. E cosa hai scoperto di questo posto? Tutto quello che vi ho detto. Cioè niente. A parte molto. Che c'è gente che ci vuole uccidere per prendere la nostra essenza. Ne ho dovuto uccidere. Quindi ci hai detto che il mondo è pieno di gente stupida. Vogliamo andare ad Arkham? C'è ancora. Sì, c'è ancora Arkham. Che io sappia, no. Ma potremmo tornare al castello, quello dei cultisti, e finalmente prenderlo come nostro. Ma è un altro. Signori, io non so dove siete andati o cosa avete fatto, ma non vedete che il mondo è fatto ad anello rovesciato? Ma è tutto non euclideo, per me non fa nessuna differenza, dritto, cioè, storto. Se tu sapessi dove siamo andati dopo esserci incontrati con te. Capireste che avete perso il senso dell'orientamento. Se no, siamo riusciti a uscire dall'esaedro. Non stai parlando con dei poppanti. Guarda che Arkham è la città eterna, è sempre esistita.
È ferma nel tempo. Per una volta sono d'accordo con Carcheri. Non è ferma nel tempo, succedono delle cose, ma è sempre esistita in un modo o nell'altro. Sai dov'è? Sapevo dov'era, possiamo provare. Puoi chiamarli? Proviamo. Meglio Massimo, niente. Cosa può andare male? Meglio di niente. Un sacco di cose, ma almeno Arkham la conosco, quindi... Al massimo piove. Dimmi che comincia a piovere. Ma qua come funziona la pioggia? Piove verso l'interno. Piove verso il corpo di Erat. No, aspetta, è Rama che se lo sta chiedendo proprio. Ho qualcosa che sia una percezione spaziale. Cioè, tipo, o sento l'aura tipo Dragonborn. Puoi percepire l'aura con una prova di... Dov'era? Percezione e occulto. Percezione. Io tra i miei pensieri ho quello del... Certo che se Ala avesse sparato la fiammata verso la luna, forse sarebbe nato quel... Vale! Un successo l'hai fatto. Un successo l'ho fatto. E il dado è perso per sempre. No! Nello spazio del tempo. No, cioè, è là sotto, aspetta che vado a prenderlo. Ho capito che... È così che abbiamo perso sia Jacopo l'ultima volta. Basta, perso per sempre. Vado a prendere un dado. È un fumble! Ma non conta. Non conta. Sento energie in arrivo. Senti un po' in lontananza delle energie che si stanno avvicinando. Okay. Energie che hai già sentito. Sì, da che parte? Volta. Da nord. Ok. Per quanto il nord sia strano. Certo, in sì. Posto. In una direzione dell'anello. Verso la neve. Verso la testa. Io sono incuriosito da questo nuovo mondo, anch'io cerco di ampliare la mia percezione. Cioè. Ongo! Cerco di ampliare i sensi. Che come al solito non sei capace a parlare e a spiegare le cose. Mm-hmm. Dici tutto quello che sai di questo posto. Non sono qua da molto. Ho cercato di tenere voi sotto controllo e di capire cosa stava succedendo. Ogni volta che faccio la roba che hai appena fatto, arriva qualcuno. Sta arrivando qualcuno. Comunque. Bene, facciamogli capire che con noi non si scherza. Cioè, ho un'ottima proposta, ragazzi. Lasciamo qui Al e ce ne andiamo noi. Sì, ottima idea. Io comincio a correre nella direzione più veloce che posso. Torna qui, Ongo, idiota. Mi ricorda qualcosa questo? Non c'è bisogno di correre. No, teletrasportarci? Sono pur sempre un itiano, no? Non è detto. Eh no. E come pensi che abbia preso questo corpo? Ti sei trovato come loro. Pff! Vedi che il corpo cade a terra. Oh shit. E uno dei passanti che c'erano lì ti si avvicina e fa: beh, allora vogliamo andare, Ongo? Adesso ti sei convinto? Gli trapasso il cuore. Ah! Il kobold si rialza. Sei più violento di come ti ricordavi. Io mi fermo a guardarlo. Ongo, hai ucciso un innocente? E quando mai è stato un problema? Per me mai. Se le cose... Ma già Ongo era un pazzo psicopatico. Vero? Siete un branco di pazzi psicopatici. Se le cose... Tu sei il capo. Cosa? Sei sempre stato... Puoi trasportarci via o no? Sì. Senza andare nel corpo di un altro? Sì, sei tu che non mi credevi. Hai dovuto uccidere una persona per provarlo. Bravo. Non dimostra niente. Bravo, hai fatto più danni. Portaci via. Bastava chiederlo. Meno male che eri quello pacato. In realtà no. Cambiano le cose. Sono morti tipo a decine. Non ci sono prove. Quelli. Ti giri verso il cratere. Non cioè, ci sono prove. Ti paio di benedettis. Non ci sono prove. C'è solo scenere. Ok, portaci via. Va bene, ma allora lasciamo qua? Sì. Sì. Beh, posso affrontarli da solo. Anche se non sono sicuro che voi possiate andare avanti senza Green me. Bane? Eh? Lo lasciamo qua. Ma prendiamolo su. Ah, andiamo. Ma cosa? Sei l'unico in grado di parlarci. dentro la mia testa compare l'informazione: se lo lasci qua non lo puoi tenere sott'occhio. Abada. No, sì, portiamolo. Se lo lasci qua arrivano quelli così potenti. Faccio ok, vengo con voi a uccidere gli altri. Dove sono di là? No. Sì, so esattamente dove sono andati. Esattamente dove sono andati. Al, se ti dicessi che forse potresti avere un drago gigante tutto tuo? Non mi interessa il drago gigante, io sono sempre stato con voi perché voi siete troppo deboli per cavarvela da solo. Oh, che palle! Non vi abbandonerò adesso. Andiamo! Vabbè. Adesso! Tutto quello che abbiamo passato! Vi sentite trascinare attraverso il terreno seguendo delle linee di energia che scorrono. Ciao Pietro! Ciao Pietro! Sotto Ciao. Di voi e che si diramano praticamente in tutte le direzioni. Trama! E dell'energia pura che sentiamo?
E Karkedin ne sta seguendo una con tutta la certezza che, di cui è capace un itiano psicopatico nel corpo di un coboldo. Ok. Per cui adesso vediamo esattamente dove arrivate. Salteremo fuori. Secondo me è il momento del fumble. Alla forza. Facciamo fare Arkham, ma quella di Batman. Credo. Due. Tre, quattro successi. Ok. Comparite alle porte di una città. Effettivamente dalle dimensioni potrebbe essere Arkham. Beh, sarà Arkham. I palazzi sono completamente diversi, ovviamente. Però la dimensione del posto, la quantità di gente che entra ed esce dalle porte... vi ricorda Arkham. Ok. Ah, almeno questo non è cambiato. Andiamo al nostro panificio? Mi sembra un'ottima idea. Potrebbe essere un posto dove... sono un po' fame. Certo, perché mentre conquistavate il mondo avete acquistato un panificio. Acquistato, una parola forte. Preso il possesso. Il nostro salvare e conquistare il mondo ci ha portato a un panificio. In parti particolari, anche a conoscere persone come te. E panifici, guarda che fruttano un sacco, eh. Soprattutto quando sono gestiti dalla malavita del posto. Beh, io ho fame. Abbiamo fame? Ma non... quindi dice Arkham è la città eterna e anche il panificio, essendo in Arkham, è eterno. Sarà durato anche quello centinaia di migliaia di anni. Beh, no, quello che c'entra. Infatti... quello è un dettaglio. Era ironia. Il dettaglio non conta nel tutto. Perfetto, stavo osservando che forse il panificio non c'è più. Ma ci saranno altri panifici! Certo. Su questo non c'è dubbio. Quanta gente c'è qui, tu che sei in grado di percepirli forte come noi? Prima ne hai percepiti una dozzina che stavano venendo. Sì, ma che sta solo che stanno da noi. Nel mondo non ne ho idea. Concentrati, fai qualcosa di utile. Mi concentro io. Mentre si concentra anche lui, ovviamente. Percezione occulto. Un cazzo, aspetta. Bene. Due successi. Nelle vicinanze non senti niente, a parte loro che sono con te. Siamo noi. E comunque c'è una teoria di Andrea Coletta che dice che è Jacopo Colò che è intrappolato nell'esaedro e il golem di cartone è il suo avatar. Tutta colpa di Bustorino, per aggiungere. E tiene in mano il suo stesso esaedro perché è in mano al dado da 20. Ed è anche inquietante vedere Jacopo che si muove dopo tutto questo tempo. Ma no, che è come il maestro dei cinque picchi, non che accumulare l'energia. Aspetta, non che si muove, vederlo seduto. Perché è in piedi da quasi un anno ormai. Ma possiamo sederlo su una sedia? Gli spezziamo... Io vi avevo chiesto se dovevo fare i carni per poterlo sedere, ma avete detto di no? No, perché poi non sta più in piedi. È giusto. Comunque, questi tizi che ci inseguono, visto che ora abbiamo questo potere, è un'idiozia non usarlo, quindi dobbiamo abbatterli. Ti faccio una domanda diversa, sono malvagi? Sono cattivi? Sono degli abietti bastardi? Cosa vuol dire cattivi? Tipo lui. Indico anche la per... Io da canon sono codice neutrale. Ma tendente al malvagio. Il potere fine a se stesso, vogliono il potere per conquistare il mondo, bruciano e uccidono villaggi innocenti e bambini, oppure sono degli illuminati che vogliono la pace, che vogliono semplicemente uccidere tipo persone come lui. Quello vi ho detto, quello che so. Ci sarebbe da capire cosa significa fare il bene, ci sarebbe da capire perché vogliono questo potere e dopo fare il bene e ottenere tutto il meglio che puoi per te stesso. Ma stai davvero rispondendo? Opinabile. C'è un tipo... fatto una domanda. Ma non vuol dire che devi per forza rispondere. Ok, dobbiamo andare in giro a quanto pare insieme. Io gli ho detto di lasciarti lì, lui ti ha portato. Sì, tu ma lui mi ha detto di portarlo. Le uniche volte che ti ho lasciato sei morto. Una volta sei stato anche posseduto. Se non ti avessimo tirato fuori... I gusti sessuali delle persone non sono... Saresti morto nella prima stanza della tomba degli Indomiti senza di noi. Saresti morto in altri 70 frangenti. Tutta la tua missione... In realtà l'unico che ci ha sempre salvato è stato Grindine, quindi... Ma difatti lui è utile. E infatti seguo quello che dice lui. Ongo è come un povero vitello abbandonato che ha bisogno di cure. Io sto cercando qualcuno da provare a pugnalare, perché visto che prima non sono riuscito... Sono miliardi di anni che non bevi. Infatti il mio punto che è la sua precisa percezione ogni giorno. Tra l'altro, scusate, è importante, nel manuale di Exalted ci sono dei prodigi per bere. Bellissimo Dragon Master. Io sto cercando una locanda nei pressi che siete ancora fuori dalle mura, quindi probabilmente ci sono quelle locande di strada, esatto, dove davanti ci sia una guardia.
Guardia. Beh, le guardie in realtà sono... Io appena vedo che lui si avvicina a una guardia so già che lo vuole uccidere. Ho brutto ricordi strani. Le io... guardie sono al cancello della città. La taverna di per sé non ha guardia, ha dei... Allora non ho voglia di bere così. Io non intuisco niente. No, che perché l'ultima volta che l'hai visto. Infatti era lì, tranquillo. Ragazzi, possiamo entrare? Sì, perché no? Sì. Ah, aspettate, non è che se ci raggiungono la battaglia potrebbe portarsi in mezzo alla città. E qual è il problema? Anzi, ci sono più ostacoli. Ci finiscono di mezzo. Ma la città è tanto nostra. Qual è il problema? È nostra. Sentite. Che cazzo dite? Non è vero. Noi abbiamo sconfitto la morte. Vabbè, io vado in biblioteca, ci vediamo. Vi trovo io. Sì. E scompare. Credo anch'io. Perché la gente non riesce a capire la nostra grandezza? Anche tu, Ongo, nella tua mediocrità. Ascoltami. Sono morti tutti quelli che hanno visto la tua grandezza. Ma solo la nostra presenza dovrebbe far capire alle persone la nostra grandezza. Come perché vedi? Quelle guardie non si inginocchiano? Come vedi? Voi perché non vi inginocchiate? Perché non ti sei tolto i pantaloni e non gli stai mostrando la tua grandezza. Vogliamo... Allora, questa non vogliamo girarla in DVP, vero? No. Ok, va bene, allora sto fermo. Le guardie si girano verso di voi, fanno spallucce e poi tornano a parlare tra non di non lo voi. Sanno neanche loro. Sono Temes, lo sapevo. Ongo, se vuoi sopravvivere, stammi vicino. Questo non vuol dire che devi come ascoltarlo, Mal di testa. Vedete due braccia spirituali che si vedono sulle cose non sono cambiate. Hai due braccia in più? Da quello che mi spuntano altre due. Dal fatto che abbiate la pelle blu, nessuno dice niente. Che a lui spuntino delle braccia, nessuno dice niente. Vi sembra che la magia sia molto più comune di quanto fosse comune da voi. Ah, giusto. Hai due braccia in più? Se le sai usare io come le altre due? Alle guardie. Scusate, noi cercheremmo un alloggio qui in città, in una zona molto, molto poco popolata. Quindi che ti fanno Genova? Io fisso una guardia negli occhi finché non si inchina. Potreste indicarci una zona poco popolata della città, per favore? E perché? Gliel'ho chiesto, cortesemente. Ma io purtroppo ho famiglia, devo tenere purtroppo la porta, quindi se non è che ho qualcosa in cambio, però... La mia gratitudine, ho del denaro? Mi guarda addosso, no? No, no, se c'ha vestiti di Tarabas, forse. Ma ha bruciato tutto. Ah, bruciato tutto. Ti do 3 minuti a buon e do fuoco a tutto. Ma dai fuoco! Dai fuoco! Posso? E io mi avvicino a guardare e faccio un... Scusi, per caso... Non veniamo da parecchio tempo in questa città. Mi servirebbe sapere se conosce le seguenti persone. Cthulhu? Nihlatotep? Alcanfer? Sono nomi che non si dovrebbero... Non l'avrei messo nella stessa schiera, ma va bene. Sono nomi che non si dovrebbero pronunciare ad alta voce. Voglio verificare. Sono ragazzi, immigrati. Quello... Okay. Le regole sono cambiate. Penso che forse farei un favore se li bruciassi questi. È possibile. Lascia stare i poveri signori qua che stanno facendo il loro lavoro, no? Dai, andiamo. Lasciateci fare il nostro lavoro, per favore. Qual è? Tenere la porta. Non è affar suo. Vai. Non cinci. Yes! Non cinci. No, lo ammazzi così brutale. Lo fermo. Lo fermo. Non cinci. Troppo tardi, ma alla quarta pugnalata gli fermo la mano. No, ma l'altra. Sì, no, lo uccidi senza dover tirare e fare niente. È un mortale. Oh. L'altra guardia. Guarda il suo compare. È morto. La zona nord è poco abitata. Vi consiglio, c'è un ottimo posto, lo tiene mio cugino, andate, dite che vi manda a quartiero, si chiama la Vergine Scarlatta. Sono dispiaciutissimo, aveva detto che aveva è così famiglia. Che funziona. Vabbè. No, tu lo fai un'altra volta, io ti ranco di mazzate. No forse non direbbe così Rama, e io... E io ti farò pentire amaramente. Ti rammo di... mancava proprio lui a questo gruppo, mi sembra perfetto. Okay. E io continuo a ridere durante tutto il viaggio. Io guardo... Io guardo la sua aura. Cosa mi comunica? Quella di Ongo. Sì. Quella di Ongo ti comunica... È trasparente, cioè la vedi attraverso. Calma, non pace, calma. È diverso. Pazienza. No, non è neanche pazienza, è proprio...
quasi indifferenza. Sì, quasi indifferenza. Mi avvicino a Grimden con calma e tranquillità, guardando curioso il pugnale, faccio: ma quindi questo sei riuscito a ucciderlo? Eri noi non ci siamo riusciti una volta. Eri molto meglio di così. Mi ricordo. Drama. Sì. Le regole sono cambiate. Altre cose sono importanti. Ma non può andare bene sono cambiate. A uccidere la gente così. Non ci hai detto queste cazzo di regole. Hai lanciato una colonna di fuoco che nemmeno all'apice della tua potenza saresti riuscito a fare. Cosa non vuoi sono, che non ti ne dica? Non ne sono sicuro. Ok, come sempre, non te ne frega niente di quello che ti dico, quindi perché mi chiedi, fai delle domande? Perché hai detto che le regole sono cambiate, l'unica cosa che ci ha detto è che c'è qualcuno che ci vuole uccidere, non è cambiato niente. Non e fin qui. Perché ti volevo uccidere prima? Tu volevi uccidere la gente, nessuno voleva uccidere te. No, pensaci un attimo, nessuno voleva uccidere te. Mordiglian. Mordiglian era in giallo. Tutti gli antichi hanno distrutto il mio matrimonio, vorrei ricordarti. Il dio della morte è il mio matrimonio. Santissimo. Ma volevo uccidere me personalmente. Era il nostro, era il nostro matrimonio. Cioè, aspetta, detta così suona anche un po'. Vi trovo più tardi. Lancio e salto via e vado via e vado a cercare. Però hai imparato a saltare. È un potere? No, perché tu prima ti sei alzato in volo. Io mi metto contro magia, se no. Io torna qui. Mi carico in spalla il cadavere della guardia e entro in città. Cosa vuoi mangiarlo? Io voglio andare a cercare. E anche nei momenti peggiori abbiamo fatto questo. Davvero, cioè, Rama è proprio. Ma è malato. Io voglio andare a cercare quello che era il mio tempio. Ok. Quando ero qua. Non dipende. Fai una prova di intelligenza e sopravvivenza. Grindyne sfodera il peggio di Manto. 4 di intelligenza mi hai messo? Sta cercando di tentarmi con le caramelle gommose sapendo che sono a dieta ferrea, cazzo. Ah, ci sono anche queste caramelle gommose. Mettetela! Le uova! I cioccodrilli! Ringraziamo Gianni per le 4 successi. E a proposito di Gianni, andate ad ascoltarvi com'è quel gioco che tra poco c'è la nuova puntata. No, anche 4 successi. Morbido. Cavoli. Giri un po' per le strade. Tipo di saltando città. Un po' in giro, un po' Assassin's Creed. Più che altro la guardi dall'alto, saltando sui tetti tipo Ranma. E trovi un posto che come energie ci assomiglia. Sì, ovviamente è diverso esteticamente, però come energie ti sembra che ci sia un punto in cui le energie le convogliano. Ok. Aspetta, oh, guarda, metto in tasca. Mi metto nel punto più alto che trovo, se c'è un tetto sopra questo picco di energia, e assorbendo, anche rubando dell'energia da intorno, tipo in una in punta di piedi sul tetto della casa. Cerco stavolta, molto più di quanto avessi fatto prima, che stavo cercando della gente che ci veniva a cercare, di tipo fare il ping del mondo e vedere quanti ce ne sono e come sono gli equilibri delle forze, se posso fare le due cose. Allora, vuoi farlo senza che loro ti trovino? Sì. Ok, allora fai un tiro. Devi passare. Dimmi quanto consumo di esterna. Se posso usare energia esterna. Un PN. Poi, allora devi fare un tiro, dicevo, di percezione. No. Facciamo. Bendiamo ancora di più le regole di quanto già le abbiamo fatte. E fai una prova di occulto e deludere. Claudio, con chi è che ci eravamo picchiati durante il matrimonio? Era arrivato sul Drago d'Ossa e di fianco c'è. Chi c'era? C'erano i geni. Ovvero i magi, non geni. Non posso fare una prova di occulto e ludere 0-0. Puoi tirare un dado. E quindi mentre noi stiamo andando lui così, gli dico: come chi ce l'ha contro di noi? I geni, il drago d'ossa e Mordiggian. 10! Vedi, due successi. Quanta essenza vuoi bruciare? 10? È tanto? Ne hai 43 in tutto. 10. Cioè tipo la gente sviene per strada. No, perché lo stai facendo in maniera molto nascosta. Okay. Vedi che qualcuno magari si alza a guardare verso il cielo come se avesse sentito uno spiffero, però nessuno sembra aver fatto caso alla cosa, e percepisci che a qualche chilometro da voi ce ne sono parecchi. Sono sparsi in giro, non sono in grossi gruppi, quindi non c'è un esercito che sta marciando da qualche parte, però sono tutti 5 da una parte, una dozzina dall'altra,
un altri 6 o 7 in un altro posto, e in tutto ne conti più o meno un centinaio. Ok, ma e sono a livello di energia, se noi siamo Ying, loro sono Yang, cioè sono opposti? Non proprio, sono un po' più deboli di voi, però sono molti di più. No, ma a livello di... abbiamo tutti la stessa energia, attingiamo tutti alla stessa fonte, ok. C'è un'altra fonte di energia che è quella che ho incontrato in quelli che vogliono... Sì. Ok. Tanto mi mancava Jacopo. Sì, tra l'altro in questo momento c'è Claudio che sta facendo la parte di Ongo della prima stagione. Io e Ongo fa il menefreghista. Io ci credo ancora, lui ormai è andato. Io consegno il corpo alla prima guardia che trovo. Dico, ha compilato il formulario? Me lo lasci scrivere sulla mia macchina invisibile. No, ho assistito a un assassino, volevo. Deve compilare il formulario. Tira fuori una pergamena, una penna, e ti passa un foglio e questa penna con dell'inchiostro. E tu non capisci niente di quello che c'è scritto sopra, perché è un'altra lingua. Scritta. Non riesco a leggere. Ecco, io ho lingue. Stai parlando la stessa lingua, ma non sei sicuro che tu lo stia facendo per qualche cosa che nella tua anima ti sta facendo capire quello che dicono. Con lo scritto non funziona. Io ho lingue. Posso provare a vedere se riesco a leggere? Hai accompagnato lui a portare il cadavere alle guardie? Non credo proprio. Pare di no. Beh, lui lo portava la prima che hai trovato, o sei andato proprio apposta a cercare delle guardie? Io sono entrato in città, la prima guardia che ho trovato gli ho lasciato, perché voglio proseguire. Oh. Allora sei la prima guardia. Per la biblioteca volevo proseguire. Beh, siamo forse là. Non andrò in biblioteca. Noi abbiamo fatto il primo passo con lui e poi cerchiamo di deviare. Guardo il formulario, guardo la guardia e gli dico... buona guardia, non posso leggere assolutamente niente di quello che c'è scritto qua sopra, la mia situazione è un po' particolare. Metta una X lì sotto. Bene, X. Lei non è colpevole? Mi dica tutto quello che c'è da sapere su questo posto. Come funziona, chi governa qui, quali sono le regole. Ti lascio una brochure. Non e prende una pergamena e ti passa una pergamena. Mi scrocchio le dita, non posso leggere. L'acqua gliela prendo di mano. Leggere a qualcuno che conosce. Purtroppo non ho tempo di stare dietro tutti quelli che chiedono. Gli prendo di mano la brochure. Mi guardo intorno, non c'è tipo nessuno. Gli prendo la brochure. Gli occhi cominciano a diventarmi un attimino luminosi. La sto trattando con grande rispetto. Faccia la stessa cosa, per favore. Mi spieghi quello che devo sapere. Intanto tu apri la brochure e fai un tiro di intelligenza e lingue. E lingue. In città siamo solo noi? No. Con questo tipo di energia? Con questo tipo di potere sì. Bizzarro. Tre successi. Inizia a leggere a grandi linee, sì, quello che capisco. Esatto, non capisci tutto. Così maglia, Arda, la più grande, la più bella. La pietra di Cusimallia. Io sono andato a Locanda. Okay. Rido quando dice le grandissime eccelse forze dell'ordine di Ardutan. Già, sono illustri qui a Arkham. Come si chiama questa città? Temes. Qua Temes. Sono il fiore all'occhiello delle forze dell'ordine di Tardutan. Cos'è? C'è, al centro della città bene. C'è un albero segato? Sì. Gigante? Non lo vedete da fuori, l'albero è stato però tagliato. Dove sono i migliori guerrieri di questa città? Mi sta guardando. Siamo addestrati fin dall'infanzia per essere così bravi. Mi volto verso Alcanfer e gli dico: una parte di me comincia a capirti. In questo preciso istante, quello che ti manca è solo più tempo. Confermo. Riatterro dietro. Confermo. Comunque, parlando di cose importanti, sento qualcosa di strano. Sì. Inizio a guardarmi in giro, un po' concentrandomi, un po' usando il mio potere, e uso sguardo di Scerni Spiriti. Sguardo di Scerni Spiriti, cosa fa esattamente? Teoricamente mi fa vedere le anime e gli spiriti, non vedere, me le fa sentire e percepire. E poi io posso attaccarle in caso. Ok. Che ci sta, perché alla fine con le anime. Sì. Non penso ci sia lì un incantesimo. Sì, c'è invece 221. Dunque. E mi guardo intorno attentamente, perché sento un po' di presenza strana. Con le fiamme negli occhi. È arrivata la locanda. No, più che altro mi si accendono lievemente gli occhi e si crea una lievissima patina di fumo davanti agli occhi che mi fa tipo da filtro. Vedi un secondo una forma femminile di luce vicino a voi, e però siamo un secondo alla locanda di Grimden. Salve! Io difatti mentre faccio così, lui si gira e fa: ma dov'è Grimden? Perché era con noi fino a poco fa.
Salve. Grindan. Oh, buondì. Buondì. Cosa la porta in questa bella giornata alla locanda della Vergine Scarlatta? Delle non vergini e della birra. Abbiamo... Preferibilmente non scarlatte. Sì, se vogliamo. Abbiamo entrambe le cose, in che ordine? Perché deve esserci un ordine? No, certamente. Come preferisce pagare? Platino? Sì. Ottimo, sono pagamento anticipato. Quante vergini? Non vergini. È un modo di dire, signore. Mi può dare un secondo una mano a contare le monete? Sa, oggi ho preso troppa polvere negli occhi. Avvicina la mano. Ok. Aspetto che le allunghi. Sac! Via la mano. È talmente... E poi ero io quello psicopatico, eh. Vorrei ricordarvi, Non sei solo un maniaco di grandezza, hai le manie di grandezza. Lui è psicopatico davvero, però. Lui è il protofochezzuno. Esatto. È talmente veloce che per un attimo rimane a guardare la mano che cade senza capire che cosa è successo. Dopo vedi che inizia a perdere sangue copiosamente. Si prende la mano, inizia a urlare. Cade per terra rotolandosi dal dolore. C'era della gente nella locanda. E la gente nella locanda si gira tutti, alcuni... Quelli un po' più grossi che sembrano essere i... Ah, ecco dove Grindan. I buttafuori. Che sembrano essere i buttafuori. Si alzano, vengono verso di te, stanno sparando delle spade. Com'è successo? Ti puntano la spada, signore. Io alzo le mani, non c'ho niente, come faccio a tagliare le mani? Vedi che uno prova ad attaccarti e iniziativa. Ma fai la tiri solo tu, mi piace, no, come fa sembrare Hall una persona normalissima. L'iniziativa e ce ne vuole. È un tiro. È una bella sfida, sì. È il tiro di un dado da 10. No, perché il passaggio è stato che nel momento che mi ha chiesto soldi mi sono reso conto di non averli, ma che avevo molta voglia sia di donna che di bere. E non potevi rubarli. Quindi tagli una mano. No, avevi voglia. Grindine, classic Grindine. Di sangue. Sì, è che è, sì. Esiste videogame logic e poi esiste Grindine logic. Che è tutta la sua roba. Non hai soldi? No, ma tra l'altro due dei poteri che ha servono a rubare le cose. Ci ho pensato dopo avergli tagliato la mano. Va bene. C'è Deceptive Exchange? Più o meno. Gli diamo bonus. Più o meno ce l'ha. Allora, l'iniziativa funziona come come in Vampiri, in realtà. Un dado da 10. Non in Mondo di Tenebra. Più. Non in Mondo di Tenebra. Dovrebbe essere prontezza di spirito e destrezza, se non ricordo male. Non ci siamo. Not yet. No, un dado da 10 più la somma del... Ah, più la somma. 19. Ok, sei prima tu. Ti sta dando una spadata. A te. E tu sei più veloce di lui. Ok. Io mi metto dietro al bancone. Salto dietro al bancone. Prendo... Giustamente non può combattere se non beve. Esatto. Prendo due boccali, perché ha i boccali di metallo questo posto qua. Quindi con uno comincio a spillare e con l'altra provo a parare la spadata che arriva. Ok. Io ho usato tre del personale comunque, giusto per sfizio. Ok, ti si illumina un pochino il simbolo che hai sulla fronte per un attimo. Ah, hai usato il potere? Oh, benissimo. L'avevo finiti quelli dell'esterna. Io non li sto usando perché volevo... Come funziona il combattimento? Tu sei un ladro! In Exalted il combattimento fa l'80% del gioco, quindi okay. Ci sono un sacco di regole del combattimento. Ok, va bene. Quindi aiuto. Funziona che quando ti attaccano, l'attaccante dichiara l'attacco. Tu dichiari come vuoi difenderti e puoi difenderti in due modi. O parando o schivando. Ok. Quindi tipo o ti butti di lato o pari con l'arma. Per parare devi per forza parare con un'arma, a meno che tu non abbia un prodigio tipo... Quelli che ha uno sparare. Nel frattempo si scatenano voci con fuoco alla locanda. Fuoco alla locanda. Fuoco alla locanda. Era un sacco di stagioni che mi piace che Claudio l'ha lasciato proprio sandbox e siamo finiti esattamente dove dovevamo finire. Ma io ho quello della locanda l'ho puntata apposta. Lot point, la locanda è di legno, ma è piena d'olio. Cos'è? Non è il finale di Game of Thrones. No. Spillo la birra, non è birra, non è birra, è olio. Quindi tu puoi schivare, anche perché il tuo punteggio di schivata è sicuramente più alto. Ecco. Dove sta il punteggio di schivata? Il punteggio di schivata lo devi calcolare perché è destrezza più schivata più essenza.
Quindi senza più essenza, perché è schivata. E senza cosa personale? Schivare. Ah, schivare no, 5, no, sì, quindi i pallini. Ok. Di... Ah, ok. 12. Io però per schivare ho alzato il boccale, ho visto che lui stava arrivando davanti a me e siccome c'erano i barilotti, quelli di birra, do un colpo al tappo e faccio schizzare fuori la birra con la quale devio il colpo. È tornato Grindine. Sì! Come se non se ne fosse mai andato. Diciamo che ti dà un più uno di... Però adesso hai i mezzi per fare ancora più danni. Grindel è come Jacopul, è qua, vive in questa stanza, non sempre si materializzava. Cioè. Non se n'è mai andato. Da manto non se n'è mai andato. A volte si esprime nella voce di altri personaggi, ma poi torna nell'ombra. Perché cerco di tenerlo sotto controllo. È un po' come Bruce Banner con Hulk. Però guarda che, cioè, nel senso, ti vedo... Sono sempre Grindine. Ti vedo più, molto più leggero. Qual è, adesso che sei Grindine, sei più ciarliero, mi stai tentando con le caramelle. Sai qual è il mio segreto? Sto acceso proprio. È perché è più facile. È perché è lui. Sì. Sai qual è il mio segreto? Sono sempre Grindine. Un po'. Questo ti dà un valore di difesa di 15. Il che vuol dire che lui deve fare 15 successi per colpirti. Bene, con 3 dadi. Beh, se fa 3-10, secondo me li può ritirare tutti. No. Non ritiri di House Rule. No. Se fa 3-10. No, perché lui è un mortale, non è un eccelso. Cioè, non c'è niente. È contemplato. Comunque, perché sì. Puoi far fallimento critico, sai mai. Gli dico che. Cioè, dico che invece di 15 può far 10, perché nel frattempo sto bevendo dall'altro boccale. No, quello non abbassa così tanto la tua. No, okay. Tuo forse lo alza essendo tu Grindine. Un successo. Vedi che se tu fossi rimasto fermo, immobile, senza muoverti assolutamente, ti avrebbe anche colpito. Però dato che sei un essere vivente che è in grado di spostarsi e ti sposti molto velocemente, ti ritrovi alle sue spalle. Gli altri stanno caricando insieme a lui. E altri, lo stesso due, punto dove e altri due provano ad attaccarti. Un successo e un successo. Tutti e tre colpiscono esattamente nel punto in cui eri. Sta facendo cos'è? Uno per tutti e tutti per uno? Si vede che sono delle guardie addestrate a combattere in gruppo. Bene. Ma non sono niente rispetto al tuo livello. E ti ritrovi alle loro spalle perché sei saltato oltre il bancone. Con il boccale vuoto che mi stava tenendo in mano, visto che c'è il getto di birra, mentre mi allontano lo riempio e mi avvicino alla prima prostituta procace, nera e riccia, perché devo dire certo. E mi avvicino a offrirle il boccale. Rimane paralizzato dal terrore. Lo charm Grindel farebbe disastri vocali anche a livelli infimi. Ah beh, soprattutto di cui qui abbiamo il creatore, tra l'altro. Grazie della citazione. Oh mio Dio, sarebbe bellissimo giocare i livelli infimi di Grindine. Subito dopo Xalti, di livelli infimi di Grindine. Le origini del male, lo chiamiamo. L'avventura pirati di Grindine. Tu scherzi, al camper sarebbe uguale, andrebbe con l'acciarina della pietra focaia a dare fuoco alla gente. Ah, muori! Onestamente, abbiamo fatto un dispetto a Claudio non aver mai giocato una one shot di livelli infimi. Abbiamo troppi manuali, semplicemente per questo. E però sai, la puntata sul passato dei personaggi ci sta sempre. C'è sempre. Basta, io sono seduto lì a cincischiare con questa donna terrorizzata completamente immobile in modalità, sai, posto. È da tanto tempo che non parlo con una donna, non vorrei sembrarti offensivo. Lei è completamente muta e vedi che gli altri della locanda stanno iniziando a uscire molto velocemente dalla locanda. Noi vediamo gente che inizia a uscire da una parte. Fambo! Schiando sulla porta? No? Uno sbatte contro una delle lampade ad olio che c'era. Ecco, la locanda si dà fuoco da sola in Exalted, avete visto? Sento un odore familiare. Andiamo di là. E mentre stai offrendo da bere a questa donzella paralizzata dal terrore, un lato della locanda inizia a prendere fuoco, i tre che ti stavano attaccando ti circondano e ti dicono: ah, ormai non puoi più scappare. E tutti e tre cercano di attaccare contemporaneamente, dandosi una mano l'un l'altro. Hanno un sacco di dadi! E fanno il tiro unico. Okay. Lui non dovete dichiarare cosa fa? Sì, la difesa se vuoi. Oppure prenderlo e basta. Difesa, tanto. Schivi o pari? Schivo. Para col boccale. No. Tutti colpi. Schivo tirandogli una sedia sulle ginocchia.
3, 4, 5, 6. Sarebbe anche un bel colpo, però gli tiri una sedia a 1. Devi la spada per sulla testa. Proprio di quel minimo movimento per far mancare tutti i voli. Siccome sono galante, abbasso la testa anche alla ragazza. No! Però non gliela rialzi. No, non vorrei che rimanesse scioccata. Ed è metallo. Hai detto scioccata o scioccata? Perché scioccata è peggio. È metalloception. Voi da lontano vediamo sentite la gente che inizia a urlare per strada e del fumo che sale da un edificio. Io guardo il fuoco. Io guardo il fumo e dico Grimdine. Io mi volto Grimdine. Grimdine e mi metto a correre verso la locanda. Io cammino velocemente ma senza correre. No, io corro come un lampo proprio. Io cammino senza problemi. Mi giro verso Ongo e faccio: ah, finalmente hai smesso di cercare di cambiarci la calma, la pace, la tranquillità e la non violenza? Te l'ho detto che le regole sono cambiate, continuo a ripeterlo. Tu mi dici che cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Questo vuol sì, dire. Ma sono cambiate per te. No, sono cambiate per tutti. Per ora me non è cambiato un cazzo. Non so, Grinda, in quanto possa essere funzionale senza il tuo apporto. Era l'unica cosa che sapevi fare bene. Anche le altre braccia che appaiono dietro fanno tutti come le guardie di Temes. Sei migliorato nell'espressività, quello devo dirlo. Cioè, sono cambiate le cose importanti. Semplicemente questo è, non lo so, formiche. Tu io sei corso. Mi preoccupo un po' a sentire no, un dico, sì, mi preoccupo. E mi viene in mente, potrei vedere se veramente è così. E tipo provare a dare fuoco a qualcuno davanti a lui, però non lo faccio. L'hai già fatto allora di lanciare una palla di fuoco davanti a Ongo e non ha fatto la piega. Ma era Pongo. Ero Pongo, però. Difatti. Voglio provare a fare una prova. Cosa succede? È successo qualcosa di immortale? No, non penso. Niente, non ho ci siamo. Non okay. Ho capito, le passo mio marito, è presente. Non sono sicuro. Io provo adesso che mi ha fatto venire questo dubbio, visto che lui parla di formiche, eccetera. Claudio, prova a concentrarmi. Se combatti una guardia di Temes. E io che boh, usando magari anche lo sguardo, eccetera, per capire se è veramente Ongo o se è quell'Ongo con un po' di oscurità simile a quando era Pongo. Fai di nuovo una prova di sguardo di Sherry Spirit, cioè consumai okay, altri tre personaggi. Altri tre personaggi. Ma quanto dura, scusa? Non è istantanea. Prima. No, non dura così tanto. Durerà un po'. Non così tanto. Passati 10 minuti. 2 minuti, 3 minuti. Neanche. Lui da fuoco alla taverna è molto in fretta, eh? Esatto. Io non ho dato fuoco a niente. Non ho capito ancora come è organizzato questo. Ma io non lo so. Perché non è in ordine alfabetico, è in ordine alfabetico di scuole. E in ordine alfabetico ogni cosa è collegata a tiro con l'arco, rissa, arti marziali, mischia. Ognuno ha una decina di prodigi. Quindi è un macello. Sono le cose. 5 per 6, 30, sono circa 300 prodigi. Non ordinati. Mi piace che tiro con l'arco sia una sua abilità. Voglio solo immaginare cosa fai con 5 exalted, tiro con l'arco, buchi pazzi. Tu non hai idea della quantità di frecce che 2, puoi 3, lanciare. 6. No, 2-2-1. Sei come quella ragazzina che fa 6 frecce in ta. Allora, dura. Ah no, dura una scena. Quindi sì, ce l'hai ancora. E la prova analizzalo comunque. Non devi ritirarlo, ce l'hai. Ce l'ho. No, vabbè, ma voglio fare una prova di percezione più qualcosa. Per provare proprio a capire, non solo lo spirito. Voglio aiutarmi con lo sguardo di scena e spirito. E allora fai una prova di percezione più. Conoscenze. Oh, se vuole occulto. Se vuole capirlo, occulto. Capirlo non potrebbe essere intelligenza più occulto, se no percezione per vederlo. No, qua percezione non è investigare, no. È più ad ampio spettro. 1, 2, 3 successi. C'è un frammento di nero nella sua aura. Però è più Ongo. Ma quello, è Ongo, è quello che... solo che si è depresso per qualche cosa. Non si è. Non si è depresso. Mi metto una mano sulla spalla. Atarassia. È quello che. È quello che ha visto. Cosa ti è successo? È un'evoluzione. Cosa è successo? Mi è successo? Siamo tornati in vita. Cosa è successo a te? No, sei cinico. Non sono cinico. Non è il tuo ruolo, quello è il mio. Oddio, manco il tuo, Quando è un ruolo? Il tuo ruolo è bruciare le cose. Vai a bruciare le cose. Appunto. E intanto non è le fiamme. Non è. Ho pensato a Grimdain stavolta. Tuo ruolo dirmi di bruciare le cose, tu di solito mi impedisci di farlo.
le braccia fanno di nuovo così, fanno... Cosa ti è successo? Sono morto, ecco cosa è successo. Ma non sei morto, sei qui. Sono morto e sono tornato in vita. C'è anche qualche imbecille che ti ha fatto delle statue. Era strano quella cosa. Non ho capito esattamente perché. Quindi perché adesso non te ne frega niente di questa gente? Non faresti a quello che mi sembra... Tu non sei gente, lo senti che non sei gente? Ma, io, senti... ma io non sono mai stato gente. Tu sì. Io ero, non lo sono più. Per questo la gente è gente. Questo potrebbe alterare tutto l'equilibrio di quello che funziona, lo sai? Ma più che altro questo è un discorso che fatemi presente, io scollo. Ti guardo, non riesco più a trovare le parole. E in quel... Non capisci che l'equilibrio è già stato alterato. E in quello... E in quel momento Rama sfonda la parete della locanda. Senza... No, che la parete... La parete. Sì, sì, la parete, non la, la porta, la parete. Scusa. Perché sto andando in una linea retta, vedo la locanda in fiamme, mi incazzo come una bestia, sfondo la parete di legno della locanda senza decelerare di un minimo. Però aspetta, se nel tuo tempo che tu correvi, visto che lascia, visto che tu hai fatto scelta, vediamo cosa arrivato. Trova lui sfondando la parete. Ecco appunto, esatto. Questa te la posso fare un... Mi fai direttamente il tiro per vedere o te lo dico e basta e buonanotte? Fai e basta. Visto che sono un belloccio della Madonna, e comunque questo è discutibile, eri un barbaro. Quattro prima. D'aspetto, però. Eri un barbaro, ma era un bel barbaro. Allora, mi chiamavo Chrome, vorrei ricordarti che Chrome si trombava tutte le donne sulla faccia della terra. Cioè, quindi. Ok, ok, va bene, va bene. Va bene. Guardalo che bello, con quei baffoni, il capello fluente. È proprio gran bello. Io sono riuscito, mentre continuavo a evitare i colpi, ad avvicinarmi all'orecchio della donzella e a stimolarle, come dire, la tranquillità. Stimolarle la tranquillità. Adesso è la tranquillità quella cosa. E per riuscire a... Se volete fare felici le vostre donne, stimolate la loro tranquillità. Ad avere, come dire, un rapporto un po' più sereno con essa, con lei. È il punto T. Sì, molto tranquillo. E non essere disturbato dai quattro tizi sotto, ho cominciato a correre lungo pareti e soffitto con lei in cos'altro vuoi fare? Con lei in groppa. Con lei in groppa. Perché in braccio a cavalcioni, vedi un po' tu come vuoi. Ok. Quindi la prendi per le gambe, te la sbatti addosso. Dico, tieniti stretta, ti farò provare qualcosa che non hai mai provato prima d'oggi, ti farò girare la testa. Uppa! Vediamo se sopravvivo. Esatto, io grazie. Grazie per questo tiro. Perché mi due dadi gli hai dato. No. Come no? No. Così spezza il collo al secondo ballonzolo. Vabbè, non me ne accorgo subito. Io vedo questa scena che è a metà fra un freak show e Benny Hill, in cui tu saltelli come un coglione con in braccio un cadavere, mentre le guardie rimangono sgomente in mezzo a una locanda in fiamme. Noi vediamo questo lui, è quello noi che vediamo lui che le guardie sfonda... stanno cercando di spegnere l'incendio. Lui sfonda la parete mentre si vede dietro delle comparse che tirano secchi cercando di scuotere, e lui che salta in giro con un cadavere. E la scena di Quicksilver, no? Tutto iperlento, le guardie col secchio che buttano. In tutto questo, mentre saltelli in giro con il cadavere, la tua espressione com'è? Sei felice? È tipo Fantozzi, tipo di gioia più che di imbarazzo. Sì. Sai quella di Fantozzi fa con la mezza lingua di fuori? Va bene, aspetta. Io vedo questa. No, PvP. Vuoi lasciarti andare? Come no, PvP? Col cazzo, non posso non fare PvP. Ha superato il personaggio di Claudio. Ha superato Fukezuna in squallore. Questa cosa, che schifo. Ma non in malattia mentale. Non lo so. No, non l'ha ancora superato. Aspetta che si ferma, scopre che è un cadavere. Vediamo se si ferma. Esatto. Io vorrei ricordarti che quella volta in cui i nostri personaggi all'inizio erano andati nel bordello, Al si era preso la più scheletrica e malata. Ma era viva. Ma stavo cercando di convertirla io. Di convertirla, vero? Aveva un motivo. Tu sei uno psicopatico. Io la volevo convertire perché era talmente simile a uno scheletro che quale perfetto araldo di Mordiggia. Esatto. Mi ricordo. Io in realtà semplicemente volevo farle provare il brivido. Non ho calcolato la mia forza. Il brivido della morte. No, non ho calcolato la forza, però. Allora. Era un'avventura come un'altra. Fai anche tu l'iniziativa. Sì. Cosa devo... Anche noi ci stiamo avvicinando più lenti? Se poi volete interagire con loro. Sì. Sì. Questo però è una di sorpresa. Cos'è? Un dado da 10? Allora. Prontezza. E destrezza. Prontezza e destrezza. 17. Il 10 non vale l'età di più. No. Ho fatto poco. Ho fatto 10. Io non la tiro. La tiro dopo nel caso. Va bene. Grimdain.
Mi accorgo che è morta? Le sentiremo le forze vitali degli umani? No, no. No. Se non ti concentri, no, neanche Dragon Ball. Dovresti prenderla, guardarla e renderti conto che... Beh, vedo Rama. Beh, sì, ha sfondato la parete. Tipo, Rama è tipo la brocca di Fulei. Le guardie non mi stanno più cagando, no? Le guardie stanno cercando di spegnere l'incendio. Oh, scendo e mi piazzo con la donzella, cioè le metto il braccio, le braccia, la metto in piedi, la lascio, no, la metto in piedi con la tengo su per sotto l'ascella, insomma, con i due boccali e un ehi Rama, ne ho uno giusto per te. E la tizia intanto che la tiene così fa così con la testa. Oh, è svenuta, troppa emozione. Aspetta, ok, Rama tocca però a... giusto, tocca a Dal, che però sembra passo medio svelto, mi avvicino alla locanda. Rama, bene, allora. Lì ti sta offrendo un boccale di o un cadavere, o un cadavere, bene, o tutte perché e due. Perché tu non l'hai fatto io, della luna, del mare. Io senza minimamente decelerare la mia corsa, io non è che ho sfondato la parete e mi sono guardato attorno, io ho sfondato la parete, lui è velocissimo, quindi mi ha visto, ha fatto in tempo a fare questa scenetta, io senza minimamente a decelerare gli corro incontro, lo prendo per una delle braccia alzate e usando tutta la mia velocità e la mia forza lo proietto contro la parete. Wow. Ok. E qua fai tipo Dragon Ball, fai buco nel muro, palazzo di fianco giù, fino alla luna della città che esplodono, uso, e la montagna di fianco fa... uso. E senza travolgente... Lui si fa un danno. Si rialza con i vestiti un po' strappati. Allora... tu hai la prima eccellenza. Cos'è il moto? I moti sono i punti, quelli piccoli. L'essenza? L'essenza sono i pallini. I moti di essenza sono il 13. Ah, ok. Allora, spendo. L'essenza in sé? No. Ma una volta che li hai finiti, non puoi più usare poteri? Quelli che consumano moti, no. Spendo 5. Non so, tanto per dire, se hai due caselle con una che c'è un totale di 4. Non sono veramente... scrivere ancora di qui e no dall'altro lato. Sta zitto. Sì. Allora. Vorrebbe bucare la scheda anche stavolta. Allora. Anche io vado alla stessa cosa. 5 moti. Di 2. Spendo 5 moti. Per aumentare di 5 il mio tiro sull'abilità rilevante, che è in questo caso mischia. Ok? Dopodiché uso. Dove sei? Secondo me è lancio. Arti marziali. No, no, c'è un'abilità. È fatta. Arti marziali è uguale. Arti marziali o mischia. E dopo utilizzo tecnica della tigre famelica. E poi. I nomi dei prodigi di Exalted sono tutti bellissimi. Sì. Anche quelli dei ci sono i prodigi per le città. Spendo un moto, figo, quindi sono a 6, e faccio un attacco basato. Cioè ti fumi la cocaina. Esatto. Questo prodigio permette al giocatore solare di contare due volte i successi extra sul tiro di attacco per determinare il danno grezzo. I successi extra, quindi sono quelli che fanno... Se ti fa danno, ti fa il doppio del danno. Esatto. Fisso? Sì. Sì. Ok. Allora, lancio. Perché sono successi, sono 4. Perché sono i successi extra. La prima iniziativa prima. Aspetta, ma i successi extra è perché in teoria io ad esempio ho 12 di schivare, lui deve fare 13, quindi il tredicesimo sarebbe un danno. Esatto. E quindi diventa 2. Diventano 2. Ok. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ma se fa il 10 conta doppio. Tiro mischia più? Non credo. Forza? Ah, solo quelli in eccesso. Sì, quelli in eccesso diventano danni. Ok. Quindi sì, il 10 se ti fa 4. Quanti ne stai tirando? 15. Perché ho usato poco. Impossibile. Sì, 5. Non è possibile che lo becchi. Perché tu hai? 12. Aspetta, però contro uno e l'altro non si sottrae anche l'essenza? No. Ok. Non è il combattimento. Facciamo una cosa. Ne spendo altri 5. Boom. E adesso gli anicatti 10 fanno un culo come un capanno perché abbiamo usato tutto. Non me ne frega niente, facciamo che ne spendo. Ongo ce l'aveva detto. Facciamo una cosa, facciamo che ne spendo di più. Ne spendo 15. E poi? Sì. Ah, non c'hai limite a quanto ne vuoi spendere per tirare i dadi? No. Tu ne hai spesi 30 prima. Non ho fatto danni. Al sole, a parte che io ho un potere che costa 30. Devo tirare questi due volte. Ok. Che schifo! 1 2 No, sono 2 3 con quanti dadi? 15. Adesso vediamo quanti ne faccio con 30, eh. Beh, guardate, io sono sereno. Porca troia. Perché lui ha preso il tuo posto. Sono lungo. Dove l'hai seduto? È il nuovo Jacopo, era là. Porca troia. Mi sa che sono io. 1 2
3, sì, 4, 5, 5, 6, 6 più 3. 3. 9 con 30 dadi. 9 con 30 dadi. Beh, ci sta, è 7 più. Sì, sì, è giusto. È perfettamente in... 9 con 30. Non come quando Jacopo si è fatto 100.000. Io per 9 con 30 dadi. Io per schivarlo faccio il limbo. Lasciando però lì la poveretta. La poveretta mi segue per schivare, perché devo schivare il colpo, e sento crack della schiena. Mamma, cosa mi hai fatto fare? No, però lui sa di tu con 30, con 30 dadi sfondi il muro dall'altra parte e due palazzi di là. No, ma ha provato a prendere e lanciarlo, no, e non l'ha preso. Sono hai provato a prendere e lanciarlo. Io sono, come si dice, sono perfettamente equilibrato. Se non riesco a prenderlo, mi trova a contatto, sono lì. Lui ha fatto la mossa da wrestling col braccio teso per cercare di buttarlo. E lui gli è passato sotto limbo e gli è andato dall'altra parte e lui si è girato immediatamente. Il problema è che nel muovermi mi ritrovo la tizia che è... Io non so, è una posizione un po' strana. Solo che da fuori noi vediamo un'esplosione di energia che esce dalla taverna. Voi vedete non un'esplosione di energia, ma della luce fortissima, sì, che... Ah sì, hai presente, a brillare, hai presente come il sole. I vari Street Fighter, quelli che hanno le mega mosse, sì, sì, no? Sì. Quando lo manchi con la mega mossa che ti prende una presa, che fa... e poi basta, finisce esatto. Lì, no? Rama, guarda, ti sei spezzata la schiena. Ti avevo avvertito. Di cosa? Che le locande bruciano? Adesso vedrai. Ma non ho fatto niente io! Ho chiesto una birra! Non ti credo! Non ti credo! Ne ha prese due, vabbè, ma è un indole! con due locali, ma... Oh via! Ti pare il caso di bruciare la taverna per due birre! Minchia, facciamo di giocare con la grinda, cazzo! Io mi faccio dentro... Kaongo! Credo che stia arrivando di molto peggio comunque. Di cosa? Di quello che state combinando qua. Io sto brillando come l'acciaio. Sì, sì, sì. Le ha spezzato la schiena. Io preparo l'azione, se qualcuno inizia a picchiarsi tra di loro, voglio provare a spostare le fiamme dell'incendio per metterle in mezzo tra chi si sta picchiando. Ah no, devo vedere quando ritocca a me. Esatto. Beh, io sto parlando a caso. Cioè, beh, dopo il camper c'era... Io gli dico... A meno che Grinda non volesse fare qualche cosa per me. Beve le due boccali. Sì, dopo ogni volta che parlo... La tizia la lascia. Siete, scusa. E beh, ormai è praticamente a vite in una direzione e piegata nell'altra. Cioè, non so. Siamo assolutamente contro qualsiasi forma di violenza. Contro le sue donne, ok? Ma anche contro gli uomini. Contro gli uomini in generale. Gli esseri viventi sempre in generale. Giusto dove avere un disclaimer. Il seggiolo dopo le amiche. Come ti sei fatta? Quella sono caduta dalle scale. Sì, presente, ma la morte ti fa bella, ecco. È vero. Sì? Però è morta, morta. Rama. Ti dico, se vuoi evitare di coinvolgere la gente qua intorno, porterei il conflitto fuori. Guardo Ongo e dico, sarò caritatevole e lo punirò quando non se ne accorgerà. E nel momento in cui sbatte le palpebre, uso tutta la mia velocità per colpirlo prima che le riapra. E io faccio la fiammata in mezzo ai due. Questo si merita dei successi bonus. Bella, bella. Tu fai una fiammata. Io provo a fargli c'è l'incendio, no? Sì. Quindi senza attingere, potrei usare magari un pochino del mio per estendere la fiammata tra lui e Grindel. Sì, per fare la fiammata quella che tipo mi immagino che lui faccia e faccia il passo indietro per la fiammata, poi magari se ne strafonte. Credo che tirerà il pugno in mezzo alla fiamma. Fai una prova di destrezza più occulto per farla nel momento giusto, al punto giusto. Questa è la cosa bella di questo sistema, che puoi mischiare a cazzo. Buono. Caratteristiche e abilità. 5 successi, 6 successi. 6 successi. 2 10. Tu mentre stai caricando, vedi comparire davanti a te un muro di fiamme che investe completamente la stanza. E puoi decidere se fermarti o passarci attraverso lo stesso. Ci passo attraverso. Però hai delle penalità perché non lo vedi. Non lo vedi più. Ma lui ha delle penalità perché ha gli occhi chiusi, quindi non schiva. Andate. Ok. Perché mettere dei nemici quando possiamo assolutamente risolvere tutto in PvP? Non vedo perché. Vabbè, avete messo Rama. Passi attraverso il muro di fiamme. Sì. Cosa ne faccio? Niente. Bene.
Quanti successi automatici ho e quante difficoltà devo passare questa volta? No, sono dati bonus o successi automatici? Non mi ricordo. Sono dati bonus. Quanti però ci avrà 6 in meno. Quanti ne ho? Di dati bonus. Quanti 2. Ho dati bonus, quanti dati malus anche ho? 2 perché il massimo che posso darvi è 3. E... ok, giustamente. Beh, era figo, ma non così figo, ok? E direi malus con 6 successi. E ne avrai 3. Ok. In meno. E la classe di difficoltà che devo passare questa volta, dato che lui ha gli occhi chiusi. Dato poi che... sono io il rule lawyer, eh. Aspetto che no, batte le palme così no, contemplato no, in un era... qualsiasi GDR. Basta, era una cosa figa, era una cosa figa. È una cosa da rule bender. È una cosa da aspetto che il drago stia per soffiare e gli salto in bocca. È una cosa da abbiamo excited. Fatto mille volte. Comunque direi che lui ha un meno... dov'è? No, perché sei tu che sei preso alla sprovvista. Quindi mi toglie la percezione? Quindi cala... no, dà un malus al valore di difesa. Intanto facciamo una cosa, che intanto tiro perché difesa... potete tranquillamente fare tipo cos'è, 2 successi con 3 danni. Comunque direi che ha un meno 3 alla difesa. Quindi okay. È difesa ma non... devo schivata. Passare 11. Giusto? È schivata ma hai un meno 3. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aspetta, sono altri 15 punti, altri 20 punti. Li ho chiusi, li ho spesi tutti. Ho capito che dovrò combatterli da solo io. Quindi, quanto è arrivato? 13, 14, 15, 16. Basta. 16 vuol dire che ho passato i 3, vuol dire che gli ho fatto 6 danni. Cioè, tu vieni preso, vedi la fiammata e pensavi che fosse al camfer che si era fatto uno dei suoi soliti trip di fiamme, fuoco e fiamme, fuoco e fiamme. Vedi un braccio uscire velocissimo dalle fiamme, colpirti, ti senti proiettare contro la parete, sfondi la parete, sfondi anche la parete della casa di fianco e ti rialzi illeso. Ok, però perché quanti danni devi prendere per prenderli? No, no, li avrebbe presi, è che voi non potete farvi male. Il problema è che nel PvP infinito, yes! Nello spingermi via, io avevo dietro di me ancora il corpo della tizia. Ah, no, hai fatto pezzi. L'hai lasciato per terra. L'ho lasciato per terra, ma è un tuc spinto via. Dipende quando vai indietro e fai i solchi per terra. Che trascini i piedi e fai tu le c'è una sgommata di sangue per terra. Io guardo fuori, vedo delle ombre nel cielo. No, senti le guardie della città che stanno lentamente arrivando. Le guardie della città, ok, salgo sul tetto e provo a riguardare nella direzione in cui ho sentito delle... Come si recuperano i moti? Riposando. Bene. Benissimo. Io ho finito quelli esterni. Percezione? Posso spendere dei moti per aumentarmi il... Percezione più occulto, eh? È occulto 0. Allora sì, puoi spendere dei moti. Magari mi spendo altri 2. Ne prendo altri 2. 3 successi. 3 successi. 3 successi. 3. Quello è un occhio che si è girato dopo. Non ti sembra che stiano arrivando... Ok. Non come prima avete fatto proprio il radiofaro che avrebbe fatto qualsiasi cosa e il radiofaro qualsiasi parte. Ok, allora sono tranquillo. Ok. Sto sul tetto e osservo. Grindain. Io torno con i boccali piegati. Io avendo visto che non ho fatto niente. Però posso, con questi 4 successi posso avere anche osservato che non è successo, cioè non si fanno non c'è niente. Perché a questo punto. Io capisco che. Capisco, posso inferire che il muro di fuoco venisse da chi controlla il fuoco. Mi guardo il braccio, perché l'ho convinto di ustionarmelo. Guardo la faccia di Grindain. Grigno i denti un attimo. Io avendo cercato di uccidere lui più volte l'altra volta, Grindain pure, adesso il fuoco non gli ha fatto assolutamente niente, posso arrivarci? Ci siamo rimasti, no, voglio sapere se proprio così, perché allora provo quello che volevo provare, prendo di nuovo il controllo delle fiamme che ci sono lì e le concentro immediatamente tutte nel pavimento sotto di lui per distruggerlo e farlo cadere tipo al piano di sotto. Che piano di sotto? Che siamo in una collina? Cioè, vabbè, faccio un buco e lo faccio cadere dentro. Fai una prova di
Da quando è che le fiamme fanno i buchi, però? Scusa, intelligenza, le fiamme sono non è mai detto bastard. E dimmi, okay, sì, okay, dimmi bastard, quanti, giusto. Dimmi giusto. Quanti moti vuoi spendere? 3. Okay. Personali. Ok, anche perché di altri non ne ho più. Quindi abbiamo finito. Faccio culto più intelligenza, solito. Voglio sciogliere il pavimento. Attenzione. 2 successi, quasi fallimento. Se questo non era un 10, era un fallimento critico. Facevo esplodere la locanda verso l'alto. Un altro beacon. No. Tu senti il terreno sotto di te diventare sempre più molliccio. Guardi, vedi che si sta sciogliendo. Faccio un passo verso sotto di te. Fai un tiro di destrezza. Cromazia. No, non c'è. Destrezza e arti marziali. Ok. O schivare. Uguale. Aspetta, schivare dov'è? Schiva? Beh, preferisco arti marziali se posso. Lui ha fatto 2 successi, devi fare più di 2 successi. Credo di sì. 1, non è detto, 2, guarda che... 3, 4, 5. Ok. Riesci a saltare di lato e il terreno sotto di te diventa una... pozza di magma. Guardo al nel frattempo la locanda prende ancora più fuoco. Sì. Triste da dire, ma mi sa che se continuiamo così non la finiamo più. Sì, giusto, propongo di brindare alla pace tra di noi. Mi dispiace se ho fatto qualcosa che ti desse fastidio. Hai ammazzato una povera strozza. Ma non l'ho uccisa io, è morta lei. Rama, pace, tranquilli, ti do la mano. Io ragazzi, Ungo, sei entrato nel corpo di Alcanfer. Sì. Pace, tranquilli. Ti do la mano. E ovviamente con la mano, quanto mi sarebbe difficile vedendo dalla stretta di mano eccetera spingerlo un secondo nel magma tanto. Per vedere se gli fa ok, tipo allora tantissimo, allora non lo faccio. Io mi riaffaccio. Ok ho capito. Ramma, in quella direzione, Ramma. In quella direzione ce ne sono un sacco da picchiare, andate di là, tu vieni con noi. Vi seguo, non preoccupatevi, ma credo che sia... aspetta, devo offrire da bere a Ramma, che Ramma tocca un attimo lì per terra. Ma uno non potete, no, è evidente che non vi potete picchiare tra di voi. No, prova un secondo a toccare il pavimento. Ti sembro un cagnolino. Cos'è che devo toccare? Dove c'è la lava? Sì, dici. Tu in questi mesi non hai mai parlato con nessuno? Sono stato più... tocca quella lava. Al Canfer è una cosa importante. Anche questa. No. Parlato con quei poveri straccioni che c'erano al cratere e quelli. E non hai parlato davanti. Con la donna di fiamme? No. Io ho visto una donna di fiamme prima. Era Adel? No. No. È il sole. Adel? No. Adel era. Come fa a essere su? Una povera. Per me era il sole. Del fuoco. Io faccio qualche cosa. Guarda, malissimo. Tanto non mi puoi uccidere. Ma non sai come posso renderti la vita. Ma sai come posso renderti la vita difficile. È un genio. Io intanto faccio qualche passo indietro e avete presente quei movimenti che si fanno nello Shaolin dove rotei le braccia velocissimo, ok? Lo voglio fare per fare uno spostamento, un vuoto d'aria abbastanza forte da spegnere la locanda. Io provo a impedirglielo. Destrezza più arti marziali e intelligenza più occulto. Vediamo chi vince. Destrezza più arti marziali. 1, 2... 3 e arti marziali 5, 2, 3, 4, 5. No, aspetta. Pottani. 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3. Nonostante Alcanfer stia cercando di aumentare la temperatura nella stanza, sei in grado di spegnere le fiamme. Mio Dio, la quantità. Non so se avete il testosterone in corpo ancora, ma ce n'è. Basta. Non credo che le lucertole abbiano testosterone. Signori, non mi interessa di far vedere che sono più figo di voi. Volevo solo spegnere la locanda e evitare che prendesse fuoco tutta la città. Porgo a Rama uno strano bicchiere e con pieno di birra. Beh, pace, sarai accaldato. Ce la facciamo a non ammazzare altra gente a caso? Certo. Prende. In realtà lei mi sembra che l'hai ucciso tu. No, l'ha uccisa lui, era già morta quando è entrato. Quando sì, lascia perdere, bere fa bene, ci si dimentica degli errori. Vabbè, ma era un'elfa, mica sono uomini, no? Comunque, tra parentesi, ha bevuto la memoria. Era oscura perché era nera. Ha appena bevuto dal suo copripalle. Dal mio copripalle. E il... Non me ne sono accorto, non era possibile che me ne accorgessi. E non potevi accorgerti. È il destino di sì, esatto. Che bello.
comunque, dicevo. Sì, la signora in fiamme. La signora non in fiamme. Non ho parlato con nessuna signora in fiamme. E magari dovevi, no? Cosa vuol dire magari dovevi? Ma sei qua da un mese, io ci ho messo 5 minuti a trovarla. Tu, un mese che sei qua, non l'hai mai trovata? Ma devo dare fuoco a quella tizia? No. No, ma avevo una biblioteca, avevo 4 cenciosi. E potevi arrivare fino qua. Non è stato un viaggio così lungo. Ci abbiamo messo pochi secondi. Lo guardo male di nuovo. È lungo. Corre però, eh. Sì, ma parla piano. Scandisci le parole. La signora in fiamme. È il sole. È il sole? È il sole? Che cazzo vuol dire il sole? Ti sei domandato da dove arrivavano i tuoi poteri? Perché c'hai quella luce solare quando fai le cose? E le fiamme. Le fiamme sono le tue. E chi? Chi? Penso intendesseci. Mi dispiace molto di non poterti fare male. Comunque, quella roba che dici tu, qua... La lava. Lascia stare la lava. Quella cosa che dici tu, qua si chiama in un altro modo? Si chiamano scintille di drago. Qua Arkham. Sì, si chiama Temes adesso, ma è sempre Arkham. Scintille di drago. Comunque, ecco perché è eterna, perché ste scintille di drago vengono cercate da, indovina un po'. Indovina anche tu, indovina anche voi. I coboldi. I signori dei draghi. Che sono i seguaci dell'imperatrice Cremisi. Che è un'altra persona. Che credo sia la persona che ci vuole morti. Perché? Imperatrice. Per avere la nostra essenza di drago. Guardate me, come sono draconico. Ma non sei tu veramente. Vero. Non c'è niente di drago tu. E questa come la chiami? È una coda. È squamosa. Anche i gatti hanno la coda. Tua. Ok. Se hanno la psoriasi anche la coda squamosa. Squamosa, esatto. Sta di fatto. Sì. Nel frattempo la locanda è vuota completamente. Ciao, anche all'intorno. Tizzoni di locanda, non c'è praticamente nulla. Tizzoni d'inferno, il podcast di Qwerty.it. Ascoltatelo. Quindi chi dobbiamo fare a pezzi? Dobbiamo trovare l'imperatrice Cremisi oppure i signori dei draghi. Ma se voi aveste chiesto alla signora in fiamme e vi indica la porta della locanda, che l'avrebbe detto lei. E io l'ho vista verso la porta. Perché ci sta seguendo questa donna? Adesso ti giri verso la porta o no? Sì, sì. Ti giri verso la porta e vedi Adele. Anch'io vedo Adele? Sì. E io? Tu vedi una donna. Eh certo. In fiamme. Sì, non è in fiamme. È completamente di luce. No, è di luce. Spendo un moto per accendermi gli occhi di fiamme e fare un'ondata di fiamme che riaccende la locanda. E che cazzo. E in mezzo alle fiamme mi avvicino verso Adele come se stessi andando verso l'altare durante il matrimonio. Proprio camminando e guardandola... adorante. Io stringo un po' gli occhi aspettando uno schiaffo. Prova a prendere la faccia tra le mani e gli spezza il collo. No. Sei tu? Al, e ti accarezza il viso e ti bacia. La abbraccio. Io passo accanto a loro due e guardo fuori. La tua non c'è. Sei per fortuna. Per fortuna. Sono viva. Ma non è che mi dava schiaffi. La Adele che ricordi. Sì, sei luminosa. Quello lo sono sempre. Perché stata. La nostra casa è in rovina? Perché la nostra casa qui? È solo un tuo ricordo. Siete qui riuniti per celebrare. Perché siete l'ultima scintilla di essenza del vecchio mondo. Ci sei anche tu. Io non sono del vecchio mondo. Sono ciò che tu vuoi vedere. Mi rivolgo verso di loro. Le regole sono cambiate. Voi la vedete? Sì. Che sarebbe questa? Mia moglie. No. Tecnicamente non vi siete mai sposati. Nel momento in cui ci siamo conosciuti siamo rimasti uniti per sempre. Tu digli di sì. Io ho bruciato la morte per lei. Tu digli di sì, hai ragione. Questa tempo l'ha fatta da solo, adesso ci prende sempre dei meriti che non sono. La locanda è a pezzi intorno a voi, distrutta, in rovina. Birra calda, fa un po' schifo effettivamente. Okay. Quindi andiamo da questa imperatrice. Andiamo. Cioè, no, ma c'è qualcosa che posso fare? Risolviamo. Per farti tornare come eri. Non credo. Mi pare caruccia così, non ti pare? Io sono Arashak. C'è qualcosa di strano.
Che sei? Arashak. Non mi dice niente. Se non sei lei, mi lascia piace il corpo. Mi disgusti. Sei tu che mi vedi così. Non sono io. Anche loro ti vedono così. Perché li hai convinti? Mi giro dall'altra parte. Non, quindi la, guardo, non la guardo più. Hai appena detto che sei Adele. Perché lui è convinto che io lo sia. Ma tu gli hai detto di sì. Sì. Scusa, cara, ma mi hanno detto che tu sei il sole, no? È corretto. Io ho una vaga memoria di essere stato il sole. Togligli. Com'è possibile? Psicopatico. Togligli quel boccale. Perverso. Io non la guardo e mi allontano un po'. Eh? Niente. Non so, ma perché dovrei essere perverso se mi ricordo che ero stato... No, quello è ciò che ti rende psicopatico. Perverso è che balli in una locanda in fiamme con dei cadaveri. Non è la prima volta. No, infatti. Siamo l'ultima scintilla e quindi siamo tornati... Perché se non vi avesse riportato in un corpo, sareste stati presi dall'imperatrice. E sarebbe stato male perché? Questo è male. Dammi una definizione di male. Vedete tutto quello che è intorno a voi? Sì. È mio marito, Erat, il drago della terra. Ok. Se l'imperatrice avesse tutte le scintille, si risveglierebbe. E sarebbe la fine di tutto. Questo è male. Been there, done that, go on. Perché non dovrebbe essere la fine di tutto se tanto è tutto cambiato? Perché qualcosa è meglio di niente. Forse siamo solo residui di un'era che ormai dovrebbe essere spenta. Ma la luna? No, io sto bene acceso. Nostro figlio. Io continuo a versarmi da bere, cioè, probabilmente se bevo mi tornerà qualche rotella. Perché? Per venire alla fine di tutto mi piace. Come lo facciamo? Nascondendovi, scappando, uccidendo chi verrà a cacciarvi. Questo non è il mio stile, se andassi direttamente a prendere l'imperatrice Cremisi. È un'alternativa, ma loro sono più di voi. Centinaia. Non è mai stato un problema. Sono sempre stato in inferiorità numerica e questo non mi ha mai dato... Se vi sentite noia. Così sicuri di voi, ma... io vi posso solo indicare una soglia. Io guardo gli altri... Io sono seduto da un tavolo lontano che nella parte in fiamme della locanda. Ecco, guardo il camfer... Con le travi che gli cadono in testa, si spaccano sulle spalle... Se c'è qualcosa, guardo al camfer e gli dico: beh, morire non puoi, ammazzare non ti possiamo. Se c'è qualcosa che è rimasto di te, dubito che passerai la tua vita a nasconderti. Tanto vale andare. Possiamo o essere uccisi da loro, se o non continuare così. Se non c'è alcuno scopo, semmai riavrò Adele il mio mondo. Il mio mondo. Il vostro mondo è andato. Nasconderti. Non c'è più niente qui per me, ma non sono mai stato uno che se ne va senza lasciare il segno. E poi nasconderti e morire non ti darà occasione di scoprire che magari una speranza c'è. Non esiste speranza. Forse una speranza c'è. Hai visto? Puoi rimandarlo indietro? No. No, come no? Non esiste speranza allora. Non esiste. Le scintille che sono già state trovate non sono ancora state consumate. Se foste in grado di trovarle... potreste ritrovare Adele. E mi hai detto che la maggior parte delle scintille le ha l'imperatrice. Si chiama Scaglie di Drago Go. Dobbiamo trovare un mazzo delle meraviglie. Non ci sono... I gusti sessuali, continuo a dire, che non sono qui in questione. Non dobbiamo discriminare le persone. Ma non cazzi loro. Delle meraviglie. Mazzi delle meraviglie. C'è anche la verga delle meraviglie, era chiaro, però... C'era anche carne in pietra, mano magica. Con queste scintille sarebbe possibile... riportare qualcosa qui che è stato perduto? Nulla è perduto, nulla si crea e nulla si distrugge, è solo addormentato. Come cioè, quindi in... anche Mordigian non è ancora morto? Mi alzo con un'altra fiammata che fece distruggere la parte della locanda. Beh, allora uccidiamoli e riprendiamole. Mordigian ha subito un rallentamento nei suoi piani circa 300 anni fa. Ah! Non è morto. Nulla è morto. Nulla si distrugge. Nulla. Che si palle! Tutto questo è già successo e tutto questo succederà di nuovo. Appunto, quindi a che pro?
distruggiamo tutto, no, in modo che finisca con noi alle nostre condizioni. Ah, no, quello che c'è è già successo. Inceneriamo il mondo. È già successo, sì, che inceneriamo il sole. L'abbiamo già fatto, non è servito a niente. Non ha funzionato è bene. Quello che ma non, cosa stai dicendo? È quello che non capite, non si deve cercare di distruggere tutto quello che c'è, si deve cercare a dare a di dare a quello che c'è una forma che vada bene, che sia giusta, che ci piaccia. Non ho capito. Perché sei un demente. Sono stato molto chiaro. Devo dar ragione a Grim, a Rama questa volta. Grim, mi spiace. Ma a proposito, ho una domanda per te. Dai, da un po' che me lo sto chiedendo. Non sento più voci nella testa. E io che c'entro? Guarda lo schermo. Sì, ecco, l'altro. Io con molto fastidio ti guardo e ti dico: come dice Ongo, le regole sono cambiate. No, ma ero guardo male Ongo, però. si accendono gli occhi. Di una luce strana. Ero un attimo pronto a lasciare andare. Dico. Le regole sono cambiate e ciò non ci impedisce comunque di dettarle a noi di nuove. È mai stato un problema? No. E andiamo. Io guardo la dama di luce. La sappi che se stai mentendo ti brucerò. Anche se tu sei il sole. Dico. Con questo gruppo non penso che quello che c'è avrà una forma ottimale, però almeno sarà meglio del nulla. Non ci sono alternative. Provo l'unico gruppo è questo. Provo a tenerli sulla strada. Buona fortuna. Benvenuto Ongo 2. Io mi giro punto verso, ormai la taverna è non c'è più un buco, no, un buco. Guardando fuori punto là c'è un piccolo gruppetto di, com'è che si chiamano? Signori dei draghi. Signori dei draghi. Gli unici che hanno mai cavalcato un drago in mezzo al cielo stellato siamo noi, quindi signori sta pippa. Beh, in mezzo al cielo stellato non ne sono sicuro, in mezzo al nulla cosmico sì. Beh, la stessa cosa, dai. Io non c'ero, però. No, tu sei fuggito poco prima che incontrassimo Mordiggian. Io forse sono l'unico motivo per cui siamo ancora qui. E chi ti stavo dando colpa. Ma come? Non questa so cosa la possiamo dire tutti. Saranno queste nuove. Anch'io allora lo posso dire. Sarà questa nuova strana sintonia con questo mondo, ma mi viene da pensare che ovunque tu sia fuggito non ti sia andata molto bene. Beh, sono ancora vivo. Quindi? Perché appunto sto continuando a pensare. Il mio cazzo di libro. Parliamone. Dimentica il tuo libro. Non ma c'è io, il ma tuo io libro. Non dimenticherò la mia Adele. Quindi troviamo queste scintille e riportiamo qui quello che ci siamo guadagnati. A testa bassa? Come una volta. Quindi Ongo vai per primo. No, se è come una volta direi che Ongo va per ultimo. No, Ongo parte per primo, poi dopo il suo passiamo. Ma io riposerei, non in questa locanda. Non c'è più la signora. Scomparsa. Cazzo. Mi chiedo perché io sia stato trasportato qua con questo branco di sciamanati. Perché proprio io su tutti? Perché... l'ultimo rimasto. Pensavo che tu non saresti tornato. Grazie, d'accordo, molto gentile, ma in ogni caso... E se fosse legato al fatto di come io e te siamo nati? Cioè, tornati nel mondo tanto, tanto tempo credo fa? Credo lo sappia. Non in quel senso. Ah, forse. Il cubo. Certo. Il labirinto. Sì. Yoxotot. Ah, Yoxotot. Si fa signore, onore e gloria. Com'è se Yoxotot tipo è un'insalata di polpo. In realtà è più un suono, è il rumore del TARDIS. Quindi scintille, okay. Quindi da qualche tu parte che pur cominciare. Conosci di più e riesci a percepire queste cose, andiamo a distruggerli? Ci prepariamo per distruggerli? Tendiamo una trappola, ci nascondiamo per distruggerli, ancora meglio di sorpresa. Quando mai hai fatto le cose di sorpresa? Cosa è successo? Le regole sono cambiate davvero. L'hai detto fino a 10 minuti fa, non puoi aver cambiato idea. Beh, sinceramente sento che questo nostro intorno l'abbiamo un po' prosciugato. Non è vero, se ti ricordi la tomba degli Indoriti, no. Quando c'erano le nebbie vampiriche, le ho colte di sorpresa con le mie palle di fuoco, in spazi ristretti. Ai vecchi tempi. Cosa c'è di più sorprendente del fuoco? Mordiggian. Comunque prima era Grindine e Rama in Weekend con la Weekend at Temes. Beh, puntiamo. Se volete posso andare avanti io e vi faccio sapere. Come si recupera questo potere? Sento che intorno a me non c'è più niente. Anche perché avete... infatti non c'è più nulla, ho prosciugato tutto. Quasi. Dovrai
allinearti con le fiamme, non lo so. Non so come lo recuperi tu. Mi butto nel fuoco. Io voglio prima cominciare a capire. No, io voglio prima capire come gestire. Lui si allinea col muro, credo, non lo so. Prima di. Fai il mimo. Lanciarmi nel. Mi sembra che tu lo sappia usare abbastanza bene. No, non penso che tu abbia alternative. L'ho esaurito, è andato. Quindi adesso. Sai quali sono le tue alternative, Rama? Quelle di lasciarci andare per i fatti nostri. E le cose possono andare in due modi. Quella più plausibile è che noi sconfiggeremo tutti e tu rimarrai debole da solo in un angolo. E poi sconfiggeremo anche te. Sì. No, quello è impossibile. Penso che si riesca. Hai visto che è tecnicamente impossibile. Come fai? Avremo le scintille. Ah, giusto, certo. Le abbiamo già, le scintille. Sì, ma avremo quelle che possiamo consumare senza morire. Cioè, quindi uccideremo qualcun altro? No, le hanno già prese, non le hanno ancora consumate. Io mi rincammino verso il monastero. Il posto dove avevo trovato. Sì. Le cose che succedono. Se volete seguirmi. No, mentre Matico ha detto che hanno già preso delle scintille, ma non le hanno consumate. Sì, ma le scintille sono come noi, delle persone del mondo vecchio. E chi se ne frega? Non potresti consumare Adele per sbaglio? Devo consumare qualcuno per risvegliare Adele. No, non hai capito. Non hai capito niente, ma ok. Comunque dobbiamo salvarle, ma chi se ne frega delle altre? E saranno fatti loro. Cioè, voglio dire. Ma tu non avevi nessuno. Ma se riportiamo in vita tutto il vecchio mondo, riportiamo in vita tutto il vecchio mondo. Sarebbe perfetto. Lui aveva fiore di luna. Che siano persone legate a me. Quindi prendiamo quelle che non sono persone che conosciamo, consumiamole e avremo ancora più potere. Ma per avere quello che vogliamo. Fai a sapere chi sono quelli che sono da mangiare e quelli no. Sono scintille. Non è ci sarà un modo per scoprirlo. Io non lo conosco. Sai tanto quanto me. Chiama la tua signora di fiamme, non so. Non è mia. Signora di fiamme. Comunque, mi sa che per recuperare l'energia dovete. Io ho bisogno di meditare. Dovresti appendere l'Etherstone. E comunque l'altra opzione. Cosa? L'altra opzione è quella che tu vieni con noi e cerchi di impedire a Grimdan di fare danni. Io l'ho già scelto la mia opzione. Lo so che devo venire con voi. Ma io posso lasciarvi in giro. Per impedire Grimdan di fare danni. Per fare in modo che ora che siamo arrivati in fondo abbiate causato meno danni possibile. Perché ricordati, le regole sono cambiate. Rama. Due cose. Sì. Uno, è inutile parlare con Al perché tanto non ascolta. No, ma ognuno deve arrivarci con i suoi tempi. Okay. Io ci ho messo miliardi di anni. Dopodiché. Due, Grimdain fa un sacco di danni, ma salva anche la situazione. Si controbilanciano le cose. La buona non si. Sempre. La cattiva. È l'unico che ha salvato tutti quanti. La cattiva ha salvato uno. Vorrei ricordarti che effettivamente nella prima stagione il mio fan numero uno. Beh, grazie. Grazie al cazzo. Era la ragnola adesso. La cattiva notizia è che non posso fargli del male. La buona notizia è che conosco modi molto creativi per punire le persone che non riguardano il dolore fisico. Anche esposto il boccale. Io ne conosco uno. Lo stupro mentale. Anche, ma no, ho perso il libro. No. Ci tratterebbe Che libro? Qua, chi? No, è un racconto di questa antica razza che ho conosciuto in uno dei miei viaggi stellari. Si chiamano Vogon. Ah, la poesia. Ho sentito parlare. Prima lui ha detto una cosa, appenderci a testa in giù. Sì. Eravamo appesi a testa in giù un paio d'anni. Era un motivo. C'era un motivo. C'era pensavo fosse un modo per dire ciao, cioè, sono. Siamo delle creature superne legate alla luce e al sole. Abbiamo le scintille dentro di noi e per recuperare i poteri dobbiamo appenderci a testa in giù. È più facile. Oh, scusa, Rama, non lo sai, ma Ongo spesso raggiunge conclusioni sbagliate con le informazioni perfette, quindi. Potete provare in altro modo, se volete. No, fare una verticale, appendermi a testa in giù, non è dignitoso. Ti vanno tutte le fiamme alla testa. Ok. Provo a meditare, magari. Una no, dove? So, un po'. Ma lo troverò un posto dove meditare, ci sarà un tempio, no? A Temes, dove le guardie si sono spostate, non vedete neanche una guardia per strada. Ma che mi frega, sto qua! Ci sono i popolani che stanno ancora lanciando stecchi sulle case vicine alla taverna. Io lo porto. Io vado, torno nel posto dove avevo trovato il mio tempio. Io voglio provare una cosa prima. Tempio, io sì. Adesso ormai le fiamme che sono in locanda, alcune non saranno più
mie sanno che si sono generate e propagate. Prova a neanche avvicinare... prima ero tu le scagliare una lampada d'olio. Vabbè, però ho usato il mio potere per controllarle. Sì. Prova a avvicinarci una mano. Sono calde. Ma se hai sempre, non hai sempre, non hai mai sentito le fiamme. Quindi... Sì, ma prima ero un genasi del fuoco. Adesso sei di più. Ok, ma adesso io in realtà sono un samsara. Di dei no, fuochi. Adesso sei un sei mio. No, quindi io mi siedo nel mezzo della locanda in fiamme. Che stanno spegnendo intorno a te. E provo a concentrarmi nella pozza di magma. Che ormai si sta spegnendo. Vabbè, però mi però, scelto. Però la ravviva. Esatto, la ravviva costantemente. Quindi continua a consumare i moti che recupera in un circolo perpetuo. È quella città negli Stati Uniti che ha le fiamme perpetue sotto e non la potranno mai spegnere. Mi siedo proprio in mezzo alla pozza di magma solo per vedere se è un modo valido. Non voglio star lì un'ora, star lì tipo un minuto per vedere se stare a contatto con il fuoco che mi può far recuperare energie oppure ci sono altri metodi più efficaci. Non ti sembra che stia funzionando particolarmente velocemente? Ok, allora poi raggiungo. È divertentissimo vedere tutti i personaggi, cazzo, giocare sempre così. Eh? Li conduci. È divertentissimo giocare questi personaggi, è una cosa bellissima. Proprio sento aria di fumble, proprio è palpabile. E tra l'altro qua è abbastanza possibile fare il fumble a differenza di sì, vampiri. È più facile che i vampiri. Beh, no. Beh, quando tiri 5 dadi è molto facile che tu faccia fumble, okay. Basta un 1 non un successo. Ma gli 1 non cancellano i successi. No, però se fai 0 successi ti basta avere un dado che ci riesce e non può essere no fatto. Io già parlavo del nuovo vampiri che devi fare uno di Requiem che devi fare un fumble è quasi impossibile no Requiem, il mondo di Tenebra è impossibile no sull'ultimo Requiem è sì. Impossibile sì, no, Requiem sì, non c'è mai tenuto tra l'altro in quante no ha rischiato lui perché soltanto qualche volta ha tirato un dado avendo anche io una volta ho andato solo sì però è sempre una su 10 lì una su 10 ce la fa. Li conduce alla zona dove hai percepito il tempio. E il tempio da davanti in realtà vedi essere un ristorante. Ovviamente. Giusto. Chiaro. Ovviamente, perfetto. Vado sul tetto. C'è un carretto forse, no, ristorante. No, non c'è un carretto. Codildi. non c'è un carretto e nessuno di voi, tranne Al, legge l'insegna. Okay. E Karkidir. Quindi io non so che è un ristorante, sento solo i profumi. Vedi il profumo, vedi il disegno del raviolo gigante. Sì. Questa qua. I ravioli degli elfi. Questo problema è proprio un tempio. Non gli dico niente, ma c'è proprio un tempio adatto a te. E gli dico all'orecchio a Grindel. Questa cosa è non saper dici leggere. I ravioli di degli elfi. O di qualcosa. Elfi forse? Cosa sono gli elfi? Non lo so. Cos'è un Eldi? Ma anche quello effettivamente. I ravioli. È chiuso, è aperto? No, è aperto. Boh. Beh, i ravioli sappiamo cosa sono, quindi... Intanto entro. Sì, infatti. Sì, gli eccelsi hanno fame. Abbiamo devono fame. Mangiare, bere, okay. Riposare. C'è uno degli artefatti che ti permette di continuare a camminare. Non senti la stanchezza, ma devi comunque mangiare. E non puoi correre, non puoi fermarti, devi solo continuare a camminare. Se ti fermi, senti tutta la fatica dei giorni arretrati. Madonna! Bellissimo, bellissimo. Ragazzi, entrate e il posto è un posticino abbastanza piccolo, molto rustico. Non vedete il cuoco, vedete solo che ci sono le tipiche tendine elfiche che separano la cucina dal resto del ristorante. E c'è un tizio con un grosso cappello di paglia che sta saltando delle cose. Ovviamente, buon uomo, vorremmo mangiare. Quindi che si gira lentamente. Buongiorno signori. Buongiorno. Siete servi dell'imperatore? No. Allora, non siamo servi di nessuno. Vi offrirò i primi ravioli della giornata. Oh? Ho capito chi è questo qua. Si gira. Prende dei cestelli di bambù. Scommetto che su tendenza c'è scritto morte al falso imperatore. Non lo sappiamo. Gli spettatori che riescono a leggere leggono morte al falso imperatore. Si avvicina un po' lentamente, un po' claudicante, vi appoggia i cestelli. Questi sono i migliori ravioli di tutta Temes. Ottimo. Grazie. Io ne prendo uno e lo mangio. Buono? Dimmelo tu. Dimmi tu se al caffè piacciono i ravioli o no. Chiedi al DM se ti sono piaciuti i ravioli
Fai un tiro, tiro un di 20. Fatto... No, non è di gusti particolari in realtà, perché comunque è sempre stato. Sono buoni. Ma se sono caldi? Sì, caldi sono caldissimi, appena tolti dal vapore. Ha della grappa di bambù? Non è male, niente male. Io mi metto a mangiare di gusto. No, però ho del sangue di drago. Vai di sangue di drago? Sì, alla faccia dei signori dei draghi. Esatto. Ma nel retro, torna davanti. Avete detto i signori dei draghi? E vi versa intanto dei bicchierini di questo liquore rossastro. Sì, sì. Sono delle persone che non sanno ancora di essere morte. Annuso. Uccidetene qualcuno anche per me. Forse mai un problema. Mi hanno tolto le scintille. Scusi? Le scintille? Lo guardo un attimo. L'imperatore. Eh? Eh? Butta giù la bottiglia di sangue di drago. Come sei sopravvissuto? Come hanno fatto a togliere le scintille? Le avevo trovate. Erano mie. E loro me le hanno tolte. Krupal me le aveva date. E loro me le hanno tolte. Sta delirando. Avevi delle scintille, quindi si possono prendere. Ne avevo tre. Quindi ne hanno. Che senza bisogno di strappare e uccidere qualcuno. Potrebbe essere assolutamente. Potrebbe stare delirando. Sì, stranamente sta parlando di cose che abbiamo scoperto poco fa. Chi era Krubel? Chi è? Il mio grande maestro e la mia più grande delusione. Si gira verso Karked. Maestro! E si butta ai piedi perché è mezzo ciecato. Ha solo riconosciuto una vaga forma di comando. Tu chi sei? In generale, comunque, se ne sceglieva uno al giorno. Quindi, chi sei? Come si chiama? Il mio nome è Isael, ma non ha importanza. Avete riportato il maestro? Non so, no, lui non si chiama Krubel. No, sì. Tira una ginocchiata degli stinchi. Ma racconta tutto al maestro. Dimmi, caro, dimmi. Ecco. Anzi, intanto porta anche qualcos'altro da mangiare, qualche cosa da bere. Io ho fame. Sì. Appena esce dalla stanza, dico a Karkidi: cerchiamo di non sfruttarlo troppo, potrebbe darci informazioni importanti. Quindi, mi sono attento con gentilezza a prendere da dietro il bambone una bottiglia. Lui. No, sì, infatti. Sì, ma sembra mezzo pazzo, ma sa cose che non dovrebbe sapere. Lui si alza. Quindi le scintille si possono prendere. Lo scopro ora per la prima volta. Si rialza. Torno subito. Ma nel retro sta via una decina di minuti e poi torna con 4-5 piatti di roba da mangiare. Il maestro è sempre veloce. Ha richiesto qualche cosa da mangiare. Eccolo. E lo mette sul tavolo. Racconti questa cosa. Chi le ha rubato le scintille? Come? I signori dei draghi. Sono arrivati in città, hanno distrutto l'albero e sono venuti a cercare me apposta. Erano centinaia. Che albero? Ne ho uccisi almeno una novantina. E poi mi hanno tolto le scintille. C'era un mago, un tizio con delle ali e una maschera. Ali. Inizia a annuire. Come ti hanno tolto le scintille? Ricordando le scene post-traumatiche di guerra nel golfo. Ti hanno tolto le scintille? Strappate con un cristallo. Quanto tempo fa? Eh? Quanto tempo fa? Non c'è bisogno di urlare. Ci sento benissimo. È successo 10 anni fa. Quanti anni ha? Perché non ti hanno ucciso? Non ne avevano bisogno, avevano quello che volevano. Ma tu ne hai uccisi 90 di loro? Sì, e hanno avuto paura della mia forza. Dopo che ti hanno tolto le scintille, la faccia di Claudio da mai. Da che ho fatto? No, veramente la radio non rende. Cioè, no, ma c'è il video! È incredibile. Ok, dici 6 punti deboli di questi signori dei draghi? Ne hai uccisi 90. Muoiono. Sì. È un inizio. Penso che quello sia un gran punto scintille. Debole. No, loro non hanno scintille. Loro possono solo percepire la linea del drago. Io consumo linea di che? No, cosa? La linea del drago. Siete degli ignoranti? Sì. Non siamo proprio di queste parti. Non so neanche leggere, non hai un'idea. Ah, quindi siete dei barbari idioti. Ottimo. Io consumo un moto. Stupidi idioti. E mi accendo il simbolo che ho sulla mano. E glielo faccio vedere. Questa è una scintilla. Una scintilla! Una scintilla ti prende la mano. Dammi la scintilla, ti prego. Sono 10 anni che vivo senza. Mi dovete dare una scintilla.
tutto quello che aveva. E inizia a piangere, cade in ginocchio piangendo e tenendosi la faccia. Questa persona miserevole. Andremo a recuperare le sue scintille. È deprimente. Forse è l'ultima cosa che faccio. E adesso tu siamo tutti. Io ti prendo per la spalla e ti dico: allora c'è speranza per te. Cioè, questo è un derelitto e non è importante, ma c'è speranza per te. In questo momento quest'uomo ha perso qualcosa. In questo momento mi è venuto in mente il vecchio e debole Ongo. Complimenti. Vedo che non sei cambiato. Ongo, anche tu hai perso. Vaporizzo un tavolo. Col moto che avevo in mano, lo appoggio su. Sbatto la mano sul tavolo e lo vaporizzo. Io con una velocità fulminea agguanto il mio piatto e continuo a mangiare. So che hai bisogno di aiuto. Karkadir prende due piatti e uno con la coda e li tira in su. Io mangio. Un po' di calma però, Ungo, perché ho finito le zampe. Adesso, va bene? Adesso il signore ha perso anche il tavolo. Ha perso anche il tavolo, bravo Ungo. Prende un tavolo dalla trovata del coso e lo rimetto. Adesso sotto. Ho un tavolo in meno. Riavrà le sue scintille. E il tavolo. Portatemi con voi. Non penso andrebbero lontano. Aspetta. Ma tu sai combattere? Cioè, perché se ti portiamo con noi muori. No. Beh, l'apparenza a volte inganna. Ne aveva tre e non ne ha più. Ah, giusto. Se ti portiamo con noi muori e basta. Però non sarebbe molto utile se tu ci raccontassi un sacco di cose. Adesso invece che dormire, tu mi racconti come funziona questo mondo, qual è la geografia, come funziona, mi insegni a leggere. Perché non io... abbiamo tempo di per questo. Dobbiamo riposare, riacquisire le nostre forze, trovare chi ci sta inseguendo e incenerirlo. Trovare chi ci sta inseguendo non è una necessità, ci troveranno loro se ci stanno inseguendo. Sì, magari non troppi. Non troppo. Hai paura? No. Si chiama strategia? No. Ok, chiedevo. Se invece trovassimo prima noi direttamente la principessa Query. Imperatrice! Quella. Morte alla falsa imperatrice! È ancora viva! Perché è falsa? Beh, prima distruggiamo tutti i suoi seguaci e poi andiamo da lei. Quanti ce ne sono? Andiamo direttamente da lei. Da lei i seguaci si piegano. Ma così non ci temerà. Quanti signori di draghi ci sono in giro? Beh, 87 in meno. Prima era 90. Di. Vabbè, ho arrotondato. Ok, di 87 in meno di qua. Io ne ho sentiti almeno. I signori dei draghi. No. Io ne ho sentiti almeno 100 fuori dalle mura della città verso sud. 100, sono così tanti. Quanti cazzo di draghi ci sono qui? Se lui ne ha uccisi 97, credo che potremmo ciavarcela. Potremmo ciavarcela, sì, ma lui ne ha uccisi 97 e detto che ce ne sono altri 100, quindi vuol dire che almeno erano 200. Ma scusa, poi hai parlato di strategia, perché deve temerci? Se ci teme si prepara e darà il meglio. Se arriviamo lì e la sorprendiamo, ma non potrà dare il meglio se abbiamo annichilito tutti i suoi seguaci. Ma non dobbiamo annichilire i suoi seguaci. Se uccidiamo direttamente lei, la paura è l'arma più forte. No, gli schiaffi sono l'arma più forte, o il fuoco, o quello che vuoi. Andiamo lì, la uccidiamo, i suoi seguaci diventano i nostri seguaci. Semplice. Perché dobbiamo perché vuoi i seguaci? Perché poi possiamo farci quello che vogliamo, del bene, del male, lo vuoi, non so, vuoi essere adorato, quello che vuoi. Perché dobbiamo uccidere 200 persone per arrivare alla 201esima quando possiamo uccidere una persona per dimostrare che nessuno ci può inseguire? Ma a chi? All'imperatrice. Se andiamo lì e sconfiggiamo lei, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, abbiamo già risolto il problema. Però tre scintille. Tre scintille. Che però sappia, c'è altra gente con scintille? Beh, tutti i seguaci di Krubal. Quanti erano? Almeno 10. Quindi se le ha prese tutte vuol dire che lei ha almeno 13 scintille. Pensi di riuscire a farcela contro una con 13 volte i nostri poteri che non sappiamo ancora controllare? Mi piace che hanno trovato l'unico punto in discussione che hanno, la strategia militare. Il fattore sorpresa ci darà una mano e noi evitiamo di tirarci addosso altri conflitti inutili. Ci darà una mano contro 2, 3, 4, 500... esseri. Cioè, quindi adesso dobbiamo andare a ucciderli tutti prima, perché cioè in che modo è questa cosa è più furba? Perché è sempre perché così. Quando abbiamo distrutto il dio delle ossa, prima abbiamo annichilito tutti i seguaci che ci hanno attaccato. Poi e tutte le poi... Ah, quindi quando dici che è sempre così, intendi che è stato così una volta. E ha funzionato. Perché cambiare? Perché sei di nuovo qua come un minchione e... Ma il Mordigiano è morto? Beh, in realtà no, ha detto lui. È morto.
Ah, quando mi dicevate non ascolta, intendevate proprio questo, vero? Vedo che hai capito perfettamente. D'accordo, andiamo a uccidere i seguaci, va bene. Propongo una cosa. Sì. Nessuno di voi, almeno, sa esattamente come funzionano questi poteri. No, proprio no. Quindi... Quali poteri? So che brucio. Sai che bruci, bruciavi anche prima. Brucia. Quindi troviamo un piccolo gruppo, proviamo. E ci alleniamo. Sono d'accordo su questo. D'accordo, allenarsi va bene. Però le fiamme devono sempre iniziare da una tenera brace per poi diventare un incendio. Le tue metafore non sono cambiate. Cosa interessante... Tira su metafora. I ravioli vi curano. Vi fanno recuperare moti di essenza. Ma è bellissimo. Ne ho mangiati 30, va bene? Bene. No, io ne ho mangiati quanti? Una decina. Non hai recuperato tutta la vita. Non è neanche una cagata perché 30-40 ravioli ammetto di averli mangiati. Io 10. Né in realtà. Al Canfer è vero. Al Canfer tranne quando era il paladino obeso. Io sono 80 pezzi di sushi, quindi penso. Sì. 30-40, no, scusa, 60. Abbiamo bisogno di dormire? Se volete riposare, sì, però in realtà loro sono svegli da 2 ore. Cosa c'è in questi ravioli? Un'antica ricetta tramandata dal maestro del mio maestro. Ce ne sono ancora? Ongo annuisce. Ce ne sono ancora? Beh, ho esaurito... No, lì sul tavolo. Sì. Li metto in tasca. La borra, Camper, la borra. Faccio la donkey bag. No, la crubal bag. La crubal bag. Prendo, metto così e me ne metto un po'. Come quei funghietti per i ravioli. Aiutateci! Non c'è l'inventario, Rex Hunter. No, non posso giocarci io! Non c'è l'inventario. Non c'è l'inventario, ma non c'è l'inventario neanche sulla scheda di vampiri, quella base. Okay. In realtà c'era l'inventario sulla scheda di Dragon Age, ma è riuscito comunque a riempirlo in un modo del tutto incomprensibile. Io l'avevo riempito, ma era incomprensibile anche a me. Ha messo una per una torcia 1, torcia 2, torcia 3. Questa non è una persona. Possiamo... Questo tizio è molto strano e la sua cucina anche è molto strana. Sì, però sì. Corrobora. Io farei attenzione se fossi in voi là fuori. A cosa? Ho una brutta sensazione. Allora allontanati. Che cosa? C'è qualcosa di strano. Provo a estendere i miei sensi. Qua fuori. Qua fuori dalla locanda? Estendi il cosmo, cavaliere. Ah, io apro la porta alla locanda. Apri la porta della locanda. Ok, e c'è qualcuno che si è appoggiato. Estendo sta minchia, allora. No, ho tirato 3-10. Ma... tu lo senti? Io apro la porta e dico, qua fuori? E mentre apri la porta, vedi una mano che si mette sulla cornice della porta. E riconosci solo i bracciali che ha addosso questo braccio. Ah, ok. I bracciali di Eibon. Sono i guanti interi. Tiro un pugno dritto. Dove dovrebbe esserci la faccia? E beh, è dietro al muro. Attraverso il muro non c'è nessun problema, ragazzi, cari. Quanto? Un dado da 10 più sprontezza di spirito e destra. Di spirito. Di rispirito. Di rispirito. 11. 15. 18. Cazzo. Questa volta sono... Ok, 7. Ho tirato 1. Mi ha fatto 13. E Karkedir... Karkedir fa 8 e 2, 10. Sei proprio l'ultimo. Il primo è Grindyne. Di solito è destrezza tiro alto. Grindyne. Nessuno mi vede? Al momento... Non lo sai. No, nel senso che l'idea è quella del mi metto visti i guanti, se li riconosco anch'io. Cos'è un tic? Un round? Sì. Se li riconosco anch'io. Una sì. Cosa nervosa. Mi fiondo a nascondermi accanto al muro dall'altra, cioè non dove stai, no, non dove vedo che hai caricato la manata, un po' più spostato. Fai un tiro di nasconderti, che quindi è eludere più destrezza. Che bella merda. 4. Lui di per i 10 cosa fanno? Scusa. Contano 2. Contano allora 5.
a 4 dadi in tutto di percezione. Nella crubal bag. Invece poi apri, invece dei ravioli ci sono gli averi dei tizi della locanda. E che altra bella la frase, non ci sono gli avanzi ma gli averi. Gli averi. Di tutti gli avventori, è allitteratissimo. Eppure del locandiere. Che niente si è nascosto. E per il resto, se posso tenermi da parte una reazione per qualsiasi cosa accada. No. No, ok, basta. No, perché se vuoi fare più azioni lo devi dire subito e toglierti i dadi. Giusto, c'è almeno meno 2, meno 3, meno 4. Pongo. Qua dice, prodigi prerequisiti forma dell'eroe solare, vuol dire che devo averne uno attivo per fare l'altro? No, devi devo solo possederlo. Allora faccio colpo che stordisce un toro. E dai pugni spinti dall'essenza degli eccessi solari possono stordire anche le leggende, i giganti, i catafratti in armatura e i mostri. Spende fino al doppio della sua forza in moti ed effettua un attacco disarmato di arti marziali. I catafratti. Non so chissà cosa. Non erano catafalchi magari. No, catafratti. Catafratti. Se colpisce questo prodigio rimpiazza il suo danno normale con il danno da stordimento. Infligge un danno di dado di stordimento per ogni moto speso su questo prodigio. Allora, intanto il mio attacco sarà arti marziali, sì. Immagino, più forza, no, o destrezza, quindi 10. Spendo altri 5 moti, più uno che tolgo per farlo. Oh, ma quanti... È un problema, questa, dei dadi. Sì, sono tantissimi. E lui... Come si fa a sapere se colpisce? Colpisce vuol dire che ne faccio più di uno? Non c'è il tiro per colpire. No, questo che stai facendo è il tiro per colpire. Ah, ok, c'è la difesa. Ed è anche il tiro dei danni. Ma lui... E va contro la sua difesa? Va contro il suo valore di difesa, che in questo caso è di schivata, perché cerca di schivare. E lui... Ma come fa a saperlo attraverso il muro? Scusa, ho una domanda. Ma com'è possibile che tu fossi difficile da colpire 11? 12, mi spieghi? Ho 5 più destrezza. 5 più 2 di essenza. Ah, ok, così che funziona la difesa. Sì. Ah, ok, destrezza più schivare. Ma scusa, io allora con un incantesimo Grindel non lo colpirò mai. Perché devo fare un tiro per colpire a contatto. Devo toccarti. Allora sì. Non lo toccherò mai. A meno che tu non possa darti dei dadi bonus in qualche altro modo. Io infatti ho speso tutto per colpirlo, ci pensi? L'essenza qua si brucia molto velocemente. Brucia. Tu tieni conto che io dopo non ho quasi praticamente. Io non ho niente d'attacco. Ad esempio, tra le capacità arresto. Ma schivare oppure cosa si usa? Parata, però deve avere un'arma. E in quel caso usi invece di schivare il tuo bonus di mischia. Come si fa l'attacco a mani nude? Per esempio, tu fai arti marziali mischia. E destrezza. Ma sempre destrezza o fai forza più mischia per parata? Un di merda. Sempre destrezza o fai forza più mischia preparata? No, in genere è destrezza. Ok, in questo momento è tipo cartone animato giapponese col pugno fermo. Io lo tiro intanto. Si vedono però le linee cinetiche. Sì, esatto. Si sta avvicinando. E la però lì ritira che bicis è un bicis. Uno, anche questo è ambilico, mi sa. Sì. Due. Anche questo è ambilico. No. 3 4 5 6 7 perché erano dei 10 6 8. 7 8 8 8 8 non credo lo prenderò con 8 8 non è che tutti hanno 12 come me, mi sa, tiratela, allora, 8 no, neanche un po', vero? No, più che altro sfondi il muro della locanda, colpisci qualche cosa, però vedi che è solo un'ombra che si scioglie. E il braccio che era sulla porta si scioglie insieme a quest'ombra. Mm-hmm. E vedi che lui in realtà è spostato un pochino più in là. L'avresti colpito, ma lui aveva un'ombra. Ok. Un po' tipo immagine illusoria. Ok. Avanti il prossimo. Che è... Sicuramente non Rama. È Ibon. Aia. Che si avvicina alla porta. Cazzi tuoi. Molto velocemente. E si getta con gli artigli verso il cuore di Ongo. Lui tira 5. Io schivo. Marziali 7.
Ma come sette? Come fa per sette di arti marziali? Gli artigli che gli danno più due. Minchia! Ma in realtà anche io posso andare. E fa danni aggravati. Io schivo e c'ho... Allora, destrezza... Destrezza più schivare più essenza. Quindi 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Passa vicino dove era il tuo cuore. Tu fai un passo indietro. Ti mi strappa tutti i vestiti? E vedi che, avendoti mancato, mette le mani su due spade che ha di lato. Tira fuori due spade. Vedi che altre due spade infilate sulla schiena. E però tocca... Quelli erano miei, figlio di puttana. Ad Alcander. Io in realtà non ho neanche un incantesimo di danno. Quindi cosa posso fare, teoricamente? Puoi fare la dragoneggiata di turno. Quindi fai un attacco col bastone. Ok. Che si può tradurre esteticamente in un po' quel cazzo che vuoi, suppongo. Esatto. Per questo incantesimo non posso fare. Questo incantesimo devo colpire la mani nude, c'ho zero in arti marziali. Quando è fermo. No, ma neanche quando è fermo, perché tiro tre dadi. Lui ci avrà tipo 12. Se è fermo non può difendersi. No, no, c'è, difesa è zero. Ah, ok, però non è fermo. Se lo immobilizzate, il punteggio scende a zero. Non ha bonus, malus, cose del genere. Scende direttamente a zero. Infatti, gli attacchi mentali che bloccano sono molto forti. Beh, io lo lancio e poi, visto che potrei anche attaccare, posso preparare l'azione? Sì, hai un meno 2 alle due azioni che vuoi fare. Perché vuoi fare due azioni? No, perché io l'attacco posso farlo già quando lancio l'incantesimo. Sì, ma se vuoi anche preparare un'azione, vuoi fare due azioni insieme. Neanche ritardare solo l'attacco? Perché già fa parte dell'incantesimo l'attacco. Ok, questo non è un'azione. L'azione è l'attacco. Ok. Ok, quindi lo vuoi attaccare sì o no? No, voglio lanciare questo incantesimo. Ma questo incantesimo lo lanci quando attacchi? No, lo lancio prima e dura tot minuti. E poi posso fare un attacco. Poi posso appoggiare il coso sulle mani di uno e devo fare un attacco a mani nude. Ok. Costa 30 moti? Mm-hmm. La miseria, cos'è? Ah, è la Sengan di fuoco. Sì. Infatti prendo il bastone, lo sbatto per terra davanti a me, esce una fiammata, si alza un po' da terra... Io metto le mani a forma di di Dragon Quest, la Dorao, sì. A forma di drago. Un drago bellissimo. Inizia a comparire, tra l'altro sono belle le descrizioni. Inizia a comparire una sfera che inizia a girare vorticosa di rosso acceso e poi diventa colore del sole e la schiaccio tra le mani e mi iniziano a comparire tutti i simboli arcani sulle bellissimo. Braccia. Sempre col bastone che mi fluttua intorno per le fiamme, preparo l'azione poi per appoggiargli la mano quando mi sembra che sia più facile. Non okay. Immobilizzato, ma sì. Quando mi sembra che sia più facile. 30 moti. Ah no, devo fare un tiro di lanciare incantesimi. Che okay, è intelligenza più occulta. 30 moti. Beh, puoi uccidere sul colpo una persona. Sì, sì. Anche un eccelso. No, un umano lo incenerisco. Madonna. È l'unico cosa che mi ha dato Claudio, giustamente. C'ha un solo attacco che può uccidere chiunque, però è molto difficile da fare. Bello. Riuscire. Madonna, che bel tiro. 6 successi. Vabbè, dura 2 minuti. Vabbè. Poi quando colpisco ciao. Devo rifare. Un turno sono 6 secondi. Karkedir intanto invece... Di solito Karkedir fa delle cose. Fa delle cose. Fa delle cose. Ma la domanda scoprite. Sempre di regole. Sì. Qui dice, questo attacco può essere combinato con un attacco normale, un prodigio o persino una combo. Ok, non stiamo usando le combo. Sì. Prodigi non ce ne ho che posso fare. Ma cosa vuol dire questo attacco può essere combinato con un attacco normale? Cioè che posso sia toccarlo che fargli un attacco? Sì. Sì. Vuol dire che tu in teoria... Ma combinato è come se facessi due azioni, quindi no. Un 2-2? No. Questo è un... Lo puoi usare facendo un attacco normale, lo puoi usare facendo un attacco con un prodigio, tipo quelli che fa lui del pugno che stordisce il toro, oppure se fai una combo lo puoi inserire nella combo. Okay. Quindi il tocco è praticamente un'azione gratuita poi, se fai qualcos'altro. Perché posso dargli un pugno che in teoria tu puoi fare un attacco, no? Tu puoi fare tutte le azioni che vuoi finché hai danni. Meno 2, ok. Meno 2 diventa meno 2, meno 3, meno 4, meno 5, a seconda delle azioni che vuoi fare. E dopo tocca a Rama picchia. Ce l'hai picchia come un fabbro? Sì, ce l'ho. Ho una domanda. Dica.
Qual è la tua domanda? Allora, la differenza fra danno grezzo e danno dopo l'assorbimento. Suppongo che il danno che fai tipo può essere assorbito dall'armatura e quelle menate lì. Oh. Che non è il valore di difesa, eccetera, eccetera, eccetera. Senti, ho una domanda da farti, mi puoi tranquillamente rispondere no. Dato che io, cioè Rama è un monaco degli mm-hmm. schiaffi, ok? Posso eliminare il... chiamare la lama per prendere colpo di fuoco e pietre, che è il livello successivo di tecnica della Tigre Famelica. Nice. Hai un punto eroe. Si sa prendere. Ok. Ui. Allora, perché mi piace impostarlo sul... I miei schiaffi sono molto forti. Allora, a questo punto... D'accordo. Distrailo che gli do fuoco. Io ancora non ti conosco, purtroppo. Quindi, quello che... Ma però tu vedi che io sono lì? Cioè, che non è troppo veloce. Scusa un secondo. Intanto Karkadid arriva da te, Grindel, e ti dice... Fidati e vieni con me. E scompare in una vampa di luce solare. Mi sento tanti Harry Potter in questi casi. Passaporta. Sì. Con la smaterializzazione. Io utilizzo il primo fondamentale di Shaolin della Tigre. Con la mano sinistra gli colpisco il braccio che aveva appena allungato per cercare di uccidere lui. E già quello è un colpo sull'avambraccio. E con la destra punto direttamente al petto. Quindi fai due attacchi. Come eravamo rimasti? Era solo Flavor, ma ne faccio due. Okay. Quindi ho meno di entrambi. Esatto. Eravamo rimasti noi con Eibon. Allora, era un drago che cercava di masticarvi la morte. Allora, sono 5 e 5 di base, ma aggiungo 3, anzi, quanto l'ho visto agile? Anzi no, ho visto che era... Visto che ha lasciato un'ombra dietro di sé, che lui l'aveva colpito, ma era solo... Il primo attacco l'ho fatto probabilmente apposta per assicurarmi che non sia un'ombra anche questo. E col secondo eventualmente correggo il tiro. Okay. Quindi sul primo faccio così, ma spendo... Vediamo quanti... Fino a il suo punteggio di forza. Ok. Spendo 3 moti per eventualmente fargli del danno... o extra assorbimento. Ok. Anzi no, sai, il primo lo faccio puro. Il primo lo faccio completamente puro, non spendo niente. Per affinare la tecnica e vedere quanto in effetti è agile. 1, 2, 3, 4, 5. Non lo colpirò mai con 5. Con 5 no. Quindi vedo che riesce a schivare il mio colpo sul braccio e capisco che dovremmo impegnare di più. A questo punto... spendo. Ci sono gli attacchi coordinati, le tattiche di guerra. Sì, perché puoi gestire. A un certo punto diventi talmente famoso come Dio che vengono gli eserciti dietro a te. Spendo. Tu hai le mosse delle cittadine che sono sotto il tuo comando e hanno le mosse tipo mossa della tigre che accerchia il nemico, perché sono le due città che si mettono d'accordo 10 per moti. Distruggerne un'altra. Bellissimo. Ok, spendo 10 moti. Madonna. Per avere un più 10. Ouch. Più uso tecnica della Tigre Famelica e colpo di fuoco e pietre, quindi spendo altri 5 moti e sono a 15 per fargli 5 danni extra e spendo un qualunque... un moto, quindi, e un altro moto, ok. Sì. La velocità di spend di questi moti è elevatissima. Spaventosa. Allora, tiro così. Anche i nemici di spendono. Ma tra esterni e interni cambia qualcosa? Cambia che quelli esterni contano di meno nell'attivazione delle vostre aure speciali. Ok, ma è una roba che non tocchiamo neanche. No. Okay. No, perché praticamente in base a quanti ne spendi si accende più o meno il simbolo che avete addosso. Okay. E dopo un tot si attiva un potere particolare dell'aura, tipo quello di Grindain, che... non vedono che lui ha dei poteri. Sembra un essere umano normale. Quello che ha Rama è che i danni che subisce aggravati in realtà diventano letali, quindi non sono così gravi.
Poi non mi ricordo gli altri. Ok. Però ogni casta ha, la sua, ha il suo potere. Allora, quanto hai fatto? 15. Ho fatto 15 e il colpo funziona così. Tutto il danno grezzo è raddoppiato, quindi 15 vedi tu quant'è se ero colpito. Sì. Tutto il danno grezzo è raddoppiato. Oltre il danno grezzo, post assorbimento, 5 danni sono comunque aggiunti on top automatici. E però non sono aggravati. Non sono aggravati. Gli aggravati io li faccio soltanto contro le creature delle tenebre. Se è una creatura delle tenebre, sono aggravati. Quello che succede è che il primo colpo lo manca perché si ritrae. Io sfrutto il movimento che ho fatto per fare un passo avanti, abbasso il braccio sinistro con tutta la forza che ho, lo colpisco col destro. Il braccio destro è talmente veloce che prende fuoco. E mentre lui fa questo io provo a toccarlo, perché sarà un po' distratto. No. L'aria attorno al mio pugno prende per fuoco. Niente? Per l'attrito. No, perché in realtà vedi che come è successo con Ongo, colpisci un'ombra. Ma no, o meglio, sì. Tu senti che lo stavi colpendo, sì, e lui si è spostato molto velocemente, lasciando dietro di sé solo un'ombra. Maledetto. Dove si è spostato? Si è spostato di nuovo fuori dalla bambolina. Se non l'ho colpito indietro. Con 15. No, sì. No, l'avevi colpito. Lui usa i suoi moti per evitare il tuo colpo. Ah, ok. E quanti? 15 avevi detto. 15 più 20 in tutto di danni erano. Sì. Io allora gli dico, prova a dirgli bastardo e prova a cercare di prenderlo per il colletto. Senza dargli un pugno, che magari non lo schiva questo e non spreca cose perché pensa che gli voglio solo far brutto, no? Cioè, quindi. No, però puoi fare un attacco. 15 raddoppiati più 5. Ma posso usare mischia, che tu hai messo mischia? Puoi invertirli in caso? Perché sì, mischia... se vuoi. Perché mischia ti serve per usare il bastone. Ah, ok. Giusto. E cosa sarebbe picchiare con il bastone? Che è l'unica arma che hai. Ah, okay. Però non fa niente picchiando. Puoi parare, se no non puoi parare. Beh, posso usare mischia? Sì, per quanto mi riguarda sì. Quindi è mischia più destrezza. È possibile. Faccio tutti 10? Non ce la faccio uguale. Io ci provo. Se fai tutti 10 devo toccarlo. O spendere altri moti. E non posso, non c'ho il prodigio io. Ah, giusto, tu hai solo gli incantesimi. Solo, non posso fare un cazzo. Ah, non puoi, se no non puoi spendere i moti? No, per aumentarli gli attacchi. Sono i prodigi che ti fanno spendere i moti. Però tre successi, ma non credo che bastino. No, però la tua mano è ancora lì pulsante di energia. Ma cosa fa? Schiva? Si sposta? Si sposta. Cioè, proprio solo la ma lui è uscito dalla locanda? Sì. Manto. Ciao Manto. Salutiamo Manto. Ha detto che torna. Ma no. Nessuno è contento che Manto torni, non so. L'ho fatto sparire apposta. L'ha fatto Rama, ha fatto. Vabbè, io ero la preparazione. Sì. L'ha fatto Rama, ha fatto Green, non c'è Ongo. Lui è fuori. Tienilo fermo. Ah, 6 o 7 metri, quindi sì. Facile arrivare. Fuori, ok, però fuori, si è allontanato. Io ho cercato di prenderlo per il bavero, nel frattempo c'ho tipo tutti i simboli arcani che mi girano sulle braccia okay. E fanno luce. Okay. E ha accusato un colpo? No. No, però hai sentito che ha dovuto spendere gran parte della sua essenza. Ok. Una buona parte, non quanta ne ha spesa lui per fare la palla di fuoco. Chiaro, chiaro. Della morte, però... Io allungo le braccia in avanti. E ho in un ciaco. Le ossa di Bentliff. I tuoi in un ciaco. È molto più bello. Abbiamo deciso con Claudio che in un ciaco sono le ossa di Ongo. Le vere ossa di Ongo. Bellissimo. Ciao, ti abbiamo salutato prima. Ciao, Manto. Forse lì. Sì, tipo lì allunga le braccia in avanti come se fossero due braccia tese. Aspetta, ma di quale Ongo? Del perché primo, cioè, l'ultimo, se sono l'ultimo sono grossi. sono quelli a 3 o 4 5 pezzi. E le tue ossa di Ongo ti fanno fare due attacchi senza penalità. Bellissimo. Ok. Però io non posso spendere i moti per darmi un bonus al tiro per colpire. A meno che tu non abbia. Allora, in realtà mi sa che non te l'ho segnato, ma per prendere forma dell'era solare dovevi avere per forza. No, ma non l'ho ancora usata. Essenza travolgente. Esatto, dovevi avercelo per forza. Quindi mi sa solo che te l'ho dimenticato di segnartela. Cioè?
Che allora, cosa? C'è un c'è un prodigio che si chiama Essenza. Prima Eccellenza, Essenza Travolgente. E praticamente è un. Tu spendi, e quanto spendi hai come, come dato bonus a una qualsiasi prova. Ok. Di miss, cioè nel senso, ovviamente di picchiaggio. Di arti marziali, picchiaggio. Allora, caso. Faccio due cose. Prendo forma dell'aura solare. E mentre prendo in un chaku, dietro. Quattro braccia si stendono. Quattro, sei, tipo due, due. Fantastico. Tre. Sei zeniata? Sì, esatto. Ispirato. Color la ambra, tipo. Che emettono luce. E spendo. Facciamo. Se faccio due attacchi senza penalità, faccio. Col primo niente, col secondo. Col primo. Cioè, secondo me su un attacco solo. Mazzo. Facciamo. 5-5. Quindi vado a 14, così faccio 15 e 15. Madonna. 4, 5, 6. Forse hai ragione, è meglio fare uno. Perché è più facile passare la sua difesa in questo modo. Allora facciamo così, faccio 10 e 20. Io fermo! Faccio 10 e 20. Allora, al primo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-9. No, ho già puntato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. 7, immagino che non faccio niente. No, 7 no. Ok. Però adesso ne tiri il doppio. Sai. Tirai due volte. Aspetta. 2, 6, 8, 10. No. Sei matto, tirare 20 dadi. Te ne mancano ancora due. Tiriamoli nel portadadi. Non c'è più, non c'è più la casa. Aspetta. Intanto volevo dire ad Alcanfer che avendo speso tutti quei moti di essenza, 4 il prossimo attacco che ti colpisce, puoi spendere altri 5 modi e togliere 7, 2 livelli 8, di danno che ti fanno. 9-10? 9 perché 10, il potere 11, della tua 11, 12, 13. Lo prendo con 13? Sì. 14. Lo prendi? 14 col secondo attacco lo prendo. I danni sono questi? I danni sono quelli meno la sua per due, di difesa. Perché forma dell'aura solare permette all'eccesso di contare due volte i successi degli attacchi disarmati di arti marziali. E devi spendere però un altro moto. Se lo fai. Sì, senza nessun problema spendo un altro moto. La scena avviene con le altre sei braccia che prendono in un chaku, che alternativamente se li passano e continuano per 14 colpi a colpire in varie posizioni, in varie... Ah, e adesso stai emettendo luce... Come un piccolo sole? Come un piccolo sole entro 20 metri. Cioè stai accecando qualunque creatura non eccelsa ci sia nei dintorni. Perché hai consumato un bel po' di moti. Eh sì, ne ho fatti fuori tipo... Quanti danni in meno? Due, pari alla tua essenza. Gli faccio... Non so quanto assorbe lui, ma gli faccio... Lui ha 12. Quindi 4 danni. Sono tanti 4 danni. 4. Gli faccio 7 in tutto. Gli faccio 4. Domanda, io quanti gliene avrei fatti se non ne avessi assorbito? Tu gliene avresti fatti 12. Mi piace questo personaggio. Tienilo fermo. E Eibon, che non è per niente contento, ai. Guarda Ongo. La tua anima non dovrebbe stare qui. La tua scintilla sarà presa come quelle del vecchio. E si carica il cazzottone della morte. Un cazzottone della morte! Il perforante barbiglio fantasma. Che in realtà è una delle sue spade. Mentre con l'altra senti che si illumina di energia nerastra. Mm-hmm. Ed è il colpo scortica anima. Ah, due? Eh sì. Sono letali? No. Ok. Sono aggravati. Minchia. Perché quelli del secondo con il colpo scorpione. Aggravati sarebbero tipo gli aggravati di... Quelli di vampiri, uguale.
Questa forma della rocciola dice: permette a persona di fare una parata disarmata di arti marziali contro attacchi a distanza e attacchi letali. Nessuno dei due si applica. Beh, sì. Sul primo attacco, okay. Sì. Primo attacco, sì. Ok. E poi attacchi letali non è di danno letale, sono attacchi che ti ucciderebbero. Certo. Ah, okay. Ok. Ma la forza di volontà come si usa? La forza di volontà la puoi usare per alcuni prodigi. Ok, perfetto. Per superare automaticamente delle compulsioni mentali. Ok. E per resistere alla tentazione della vostra virtù. Ah, perfetto, ottimo. Lui con le spade. Agli attacchi. Vuoi tirarli qua dentro? No, non ti preoccupare. Ow. Questo è il primo del perforante barbiglio fantasma. Ok. E bra. Tu però tanto non hai armatura, quindi non cambia niente. Però 12 di... No, non ci arriva a 12. 3, niente. Preoccupato, ma devi tirarne 20 per fare 12. Con il colpo scortica anima. Scortica anima. Vedi che in realtà lui fa un gesto con la spada, sì. E parte un'ondata nera. Quindi tu posso pararla? No, no. In realtà è praticamente un incantesimo. Ok. Quindi devi fare una prova di prontezza di spirito e resistenza. Prontezza di spirito ho 3. Resistenza ho, mi piacerebbe sapere, 4. 2. E lui tira 3 e occulto 5. 3, io ho fatto 3. Lui ha fatto 4, 5. Ouch! Senti, quanto male mi fa? Due danni aggravati. Ok, me li segno quali? Devi fare degli asterischi. Sotto quanto? Da meno 0? Funziona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cioè, va in linea, suppongo. Sì. Quindi sono due intere righe? No, no, no. Le ha fatti qua. 5? 5. 5. Quindi solo la prima linea. Ok. Però... I danni aggravati non li puoi però curare in combattimento. Ok, ok. No, mi è chiaro. C'è dei malus che però funzionano a blocchi di 5. Ok. Guarda. No. Contundente. Letale. E aggravato. Okay. Bandina. E asterisco. Questo era complicato. È una cosa complicatissima che si portano dietro però da sempre. È proprio. Quindi sono 5 asterischi per me. Sì. Sono 5 asterischi per te. È un duro colpo e senti proprio che... Le mie 6 braccia cercano tutte di fermarlo e tutte vengono tagliate via. Anche su Twitter, bentornato Iago. Tutte vengono spazzate via da questa lama che mi si pianta addosso. Solo l'ondata nera ti si pianta addosso. La lama è ancora in mano sua. Io vengo scaraventato indietro nella... E vedi che gira la lama, la pianta per terra e prende una di quelle che ha sulla schiena. Per il ritorno di Jacopo votate, mettete 5 asterischi aggravati su YouTube. E anche andate a votare su iTunes, non stai neanche parlando. Al camper guarda Rama e gli fa: tiralo fermo! E si accendono ancora di più. Adesso ha meno 2 perché ha estratto un'arma e ha fatto 2 attacchi. Bene. Spero che lui gli dia ancora di meno. Aspetto che faccia lui. Ebbene, io fra arti marziali, rissa, mischia, tutto quello che posso avere, vedo bene di... Tienilo fermo. Io lo tengo fermo alla maniera di Rama. Quindi non è che cerco di andargli in tackle o cose del genere. Di dargli un cazzottone fortissimo? No. Alla maniera non va di giù. No. Non viene. Ho visto cosa può fare al camper. Quindi. E tu hai visto praticamente prima. Hai visto l'energia che io ho sparato. Perché prima ho usato 30 moti per fare quella colonna di fuoco. Solamente concentrata nelle mie mani. Io. Come si dice? Finto un colpo con la sinistra. Ma quello che voglio fare in realtà è con la destra, da sotto, prenderlo per il collo e alzarlo di 2 metri. E alzarlo di mezzo metro da terra. Togliere il destretto, cioè tipo allontanarlo e impedirlo. Anche 2. Ottimo. Sì, magari avvicinarmelo. Io sto preparando l'azione, quindi 3, 4. Spendo. Certo che potevi fare un 619. Adesso, se non ce la fa lui, lo faccio io. 26. 26. Spendo altri 10. Quindi ho 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5. Quanti ne sei?
10, no, 20. Cioè, 20. No, okay. no, 20. Dovremmo avere tipo dei grande 20, Claudio, 10, vai. 10. Vai, Rama. Dentro. Dai, 20 ce la fai, vai. Non dirlo. È buono, allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, hai detto che ho quanto bonus? Lui ha meno 2. Ne ha tirati altri 2? No, 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 non ancora. Quindi altri? 2. Quindi 9. 10. Aveva 10. Perché c'aveva il meno 2 dell'estrazione della spada, eccetera. Lo solleva. Io visto che posso usare anche però un attacco io, oltre al coso, voglio usare il mio attacco per rendermi ancora più facile toccarlo. Tipo proprio mi avvicino per prenderlo anche io, avvicinarmelo un attimo e gli voglio mettere la mano in faccia. Appena l'ho sollevato mi volto, cioè volto, mi vedi il mio sguardo alla spalla. Vedi proprio la mano che fa, dico, così verso la faccia. Fai quello che sai fare. Posso spendere moti per avere più punti? Cosa vuoi che ne hai 30 in mano? Ma voglio più facilmente colpirlo. Ma è a zero adesso. A zero, e poi puoi trasformare. Devi fare la prova, ma è di magia. Di stregoneria. No, per colpirlo prima. No, stregoneria a zero di valore di difesa. Allora tiro direttamente i danni. Sì. Ah, ok. Carisma più un punto. Quello è il punto. Devo per togliere. Quello che ti ho dato sto incantesimo. Ah, ok. Devo togliere però i dadi pari alla sua essenza. Che sono 3. Questi non posso potenziarmeli con i moti. Questo tiro. No. Comunque tu puoi trasformarti in demone. Ah bene. No, ce l'ho. Non te l'avevo dato. No, quello del demone. No. La prossima volta. Vai. Dovevi avercelo. Devo fare... Infatti ti ho stampato la scheda del demone. Infatti l'ho vista, infatti il cazzo pensavo fosse il retro. Vabbè. Dai, tanti. 1, 2, 3, 4, 5. No, aspetta, 5 tutto. Gli metto la mano in faccia, proprio davanti alla faccia, e gli faccio: tu sei stato un'ombra nel passato e non sarai più di un'ombra adesso. E gli faccio 5 danni letali più altri 5 danni letali per ogni round per 10 round. Cosa? Vedete che allora aspetta, è la mano del napalm. Aspetta, comincia a da dentro. Il tiro è: sono 5 danni non assorbibili. 5, da dentro. Esatto, 5 danni di danno letale non assorbibile. Ogni tick, l'essenza dello stregone per successi tick. Per 10. Fatto 5? 5. Essenza dello stregone, sì, per successi. Quindi per 10 tick. 50 danni. E gli tengo la mano sopra finché non riesce a prendere. Il signore delle ossa verrà. Stai zitto! E in una vampata di fiamme rimane solo cenere nella mia mano. No, se riesco gli brucio solo la faccia, la testa. No, stai bruciando da dentro. È tutto fornace, cioè. Tipo tanto il suo calore a me non fa male. E piano piano, e piano piano che il fuoco di vampa mi si iniziano a spegnere partendo dalla spalla. Oh, i simboli tipo no, si trasferiscono dalla mano a veramente al sangue, cioè. 30 modi di incantesimo, cazzo. Uno e devi dormire. E vedete una scintilla di luce fluttuare in aria e andare lentamente in una direzione, dentro la taverna. Israel! E il vecchietto che vi aveva servito da mangiare si avvicina, la prende tra le mani. Krugopal. Greybook. E muore. Ma che ravioli. No, i ravioli, è vero, i ravioli. Erano tipo i senzu. Dobbiamo salvare la scintilla è scomparsa intanto. E quello che avete ascoltato è vero. È finita. Era Exalted. Fumble versione Exalted. Ma io adesso lo voglio giocare ancora. Anch'io. Ci giocheremo ancora. Ma è bellissimo. È troppo divertente. Bellissimo. Che io non so perché più gente non giochi a Exalted. Bellissimo. Perché ti esalta. È che c'ha alcuni termini che sono un po' complicati, che poi in realtà non vuol dire un cazzo perché sono delle cose semplici. Però tipo in questo incantesimo dice: questo è un effetto di modellazione ed un effetto di veleno. Penso che l'effetto di veleno vuol dire descrittori, suppongo. Perché ad esempio c'è...
tutte le creature del wild, che sono folletti e creature del caos, sono immune alla modellazione. E sono descrittori, okay, comunque, è chiaro, cioè... Quindi questo su una fatina non ha nessun effetto. O no, però dice su un nobile del popolo fatato sottrai l'essenza. Sì, sì, perché... Basta. Vabbè. Mi pare che ci sia una quantità di variabili possibili. Quello che mi piace... Allora, qua la regola principale è: se è divertente va bene. Le leggende, no? I giganti, i catarfatti, catafratti, i mostri, c'è di tutto. Quello che mi piace è che la meccanica di base di vampiri è stata rimodellata, gli hanno fatto un fine tuning tale per cui funziona molto bene lo spirito del gioco, e questo è molto, sì, bello, cioè che tiri la palanca di dadi per fare una, ma è una palanca di dadi però che difficilmente ti fa fare meno, sì, di quanto avresti fatto tirando due dadi. Faccio sempre il pignolo? Cioè, vai. No, forse è solo perché è la prima, mi sembrano un po' sfasate le cose della schivata e del colpire, ok, sì, che tu tiri 42 dadi, no? Se lui lo colpiva lo uccideva quasi con un colpo. Però tipo grida. Cioè, però a quel punto ti conviene veramente buttare tutto su un singolo colpo. Fai lo spend totale, colpisci. Come Dragon Ball, okay, alla fine. Esattamente, sì, quello. Sì. Ok. Quindi, io gli ho fatto il Big Bang Attack. Sì. Lui se non me lo teneva fermo lo schivava e dicevi ciao. Lo spirito di questo gioco è il cartone animato giapponese in cui, sì, semenano de brutto. Ha senso. Gian, e infatti quando si prendono a tante ammazzate velocissime arrivano ammaccati, ma non di più. Esatto. E Grindine ha un sacco di schivata, ha poco di attacco, però anche lui quel poco che fa lo fa benissimo, ed è l'unico che, sì, cammina al contrario sul soffitto, ruba le cose senza dover tirare niente. Che bello. Io nerfato che non potevo diventare un demone. Infallibile tecnica di borseggio e spirito del furto in piena vista. Wow. I nomi sono bellissimi. Allora, i nomi delle tecniche sono tutti bellissimi. Sì. Tutti bellissimi. Ce ne sono alcuni che sono fantastici. A parte tanto Luca dice: se facciamo la versione Exalted della Bloodfest devi tornare Dexter. Assolutamente. Il monaco su Exalted. Cioè, anche questo che è cazzotto del pugno a maglio. Cioè, non è una roba. È proprio. Ma no, ma ce ne sono alcune. Pioggia di morte piumata. Wow. Postura pronta in 8 direzioni. Bellissimo. Scusa, ma poi aspetta, l'altra descrizione sono le cose di dettaglio. Allora, ti leggo prima lievemente la descrizione, così poi non facciamo lungo, di questo incantesimo e della scuola generica. Mm-hmm. L'incantesimo dice: il personaggio raccoglie una roboante palla di essenza tra le mani, brilla sempre più brillante mentre il potere al suo interno cresce. Inizia di un cupo color rosso mattone, ma il colore cresce in brillantezza e corpo fino a che non diventa il colore del ferro rosso di forgia, e poi di un sovrannaturale scarlatto scintillante. Wow, a questo punto bla 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 e le mani si... E poi la scuola dice: la segreteria del cerchio celeste è la più complicata e potente. Viene anche solo varie altre cose. Viene anche chiamata il secondo cerchio di Zaffiro. Soltanto gli eccelsi celestiali possono padroneggiare questa seconda iniziazione stregonesca, imparando incantesimi che possono uccidere migliaia di persone, livellare fortezze o evocare demoni. Cioè, questo è tutto flavor. Tutto flavor. Solo flavor. Tutto niente. Questo pezzo qui, bellissimo, era assolutamente inutile. No, poi ce ne sono altri bellissimi, scusate. Lampeggiante estrazione della vendetta. Bellissimo. Poi c'era inesauribili dardi di fuoco solare. Infusione d'essenza. Inesauribili dardi di fuoco solare! Allora, infusione d'essenza per gareggiare col vento. Wow! Oh, deve esserci un house rule per cui puoi lanciare il colpo solo se lo urli, altrimenti non lo puoi lanciare. Claro. Forma dell'eroe solare! Riflessione dolorosa! Contro magia di Zaffiro! Quello sembra tipo Rayart quasi. No, c'è un po' di tutto. Questo è super Rayart. Tecnica del balzo che supera le montagne. Bellissimo, bellissimo. Ma anche, cioè, ma anche le piccole cose. Qua c'è una. Tu conosci la tecnica del balzo che supera le montagne? Oh! Sì, la conosco. Ma la cosa ancora migliore? Tanti di questi prodigi hanno la tag combo perché li puoi montare in un'unica mossa che fa. Se hai lo spend di Dio, cioè tipo io quella lì potevo usarla insieme a qualsiasi altra cosa in combo. Ma non avevi più spend per farlo, cioè perché siete di livello 1. Sì, sì. Minchia, che bello. Se già arrivi un po' avanti che hai il triplo dell'essenza, fai delle combo mega galattiche. Non date brutte idee a Claudio. E le combo devi dargli un nome, se no non funzionano. È tipo dalla mano destra Vegiragon, dalla mano sinistra Vegiragon, insieme fanno.
Luca dice: Master prepara ali della Fenice, il fantasma diabolico. Perché anche a leggerlo devi pronunciarlo. Beh, certo. Vorrei che fossero cose in giapponese, perché, o in inglese così. O in inglese così le pronuncia in giapponese. E comunque devo ammettere che vedendo le cose di Zaffiro così, la prima cosa che mi è venuta in mente è: teca viola dell'ametista. Quello è un colpo di Exalted. Sì, sì, chiaramente. Sì, 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 sì. Ah, certo. Occhi del drago colpite nel segno. Rischinnato con Cavaliere Zodiaco. Non è niente. Occhi del drago colpite nel segno. Quello funziona proprio. Perfetto, perfetto. Cometa di Pegasus. Invece dell'essenza, il cosmo. Sì, bruci il cosmo e bruci. Esatto, e poi è un potere. No, esatto. Scusate, arrivi al sesto senso e poi. Ah, però adesso siamo delle pippe. Allora, col secondo senso. Non abbiamo l'olfatto, l'odorato. Ma avete incontrato il gusto e la vista. Che ce l'ha tolti un po'. Altro potere chiaro è Catena di Andromeda. Trova il nemico. Perché è quella che insegue, non è solo la catena di Andromeda, anche disponiti a difesa. E poi c'è la cosa OP che è la nebulosa, però. Funzionava sempre disponiti a difesa, sì. È sempre, semprissimo, sempre per terra arrivava a finire tutte le volte. Non riuscirai mai a passare per terra, sempre. Beh, sempre. Ma Andromeda c'aveva però il potere più forte di tutti. E quella dopo. Chiama Fenix! Esatto. Fratello! Chiama Fenix quando sei nei cazzi! Fratello, un'altra volta! È il potere più potente di tutti i cavalieri dello Zodiaco. Effettivamente, effettivamente. Quello che avete ascoltato era Exalted. Exalted. Bello, bello, mi ha fatto venire voglia di giocarci un altro paio d'ore. Exalted torna sicuramente. Senza PvP? Senza il PvP? Non possiamo farlo, Claudio ce l'ha negato così facilmente. E meno male, l'ho fatto apposta. Bellissimo, però ci ha lasciato andare avanti un'ora. Sì, non gli hai fatto niente, non puoi fargli niente. Ah, ok. Ok. Claudio, adesso dovresti tirare fuori il cloroformio che avevi portato appositamente, così addormentiamo Jacopo, lo chiudiamo qui. Il cartonato al posto suo. Esatto. Secondo te quanto ci metteranno al lavoro a capire che lui? Guarda che quello lì è bravo, quel cartonato. No, ma a parte che, scusa, su Andor non fanno una minchia, ci mettono anni a fare un delivery solo, non se ne accorgeranno per un bel po' di tempo, no? Cioè, è abbastanza chiaro che dovremmo fare così. Cazzate sull'aereo. Esatto. Exalted, non è chiara, forse se ne accorgerà. Può essere. Exalted torna dopo Feng Shui. Torna dopo Feng Shui. Settimana prossima. Feng Shui Exalted combo. Combo. Ma perché da una parte abbiamo Mondo di Tenebra, sì, che è quello un po' più dark, e poi il Cacciaroni dall'altra parte. Settimana prossima Urban Heroes, che dovrebbe concludersi il buon show. Sperando di non avere 40 di febbre. E scopriremo finalmente anche che poteri ha Carter, che non lo sappiamo. Io non ho mica capito che scopriremo anche che poteri ho io. Il potere hai tu è che hai le corna. Divento brutto al cazzo. Io, esatto. Io se non sbaglio avevo tirato lo stesso potere tuo, no? Mi pare, di base. Non mi ricordo assolutamente. Mi pare di base sì, e poi era cambiato nelle varianti. Boh. Tu cos'è che avevi? Non lo so. Ma tu hai quello che è invisibile? Non lo so. Nessuno lo sa. L'unico che sta sul posto è Juan, si chiama Juan, il personaggio di quanto? Juan Carlos. Che era bestemmia. Juan Carlos. Dai, avete mi ingiustificata. Al potere del grazie a tutti per averci ascoltato. Grazie. Andate sul form su QWERTY, anche su Fumble. C'è anche su Fumble, c'è su QWERTY in tutte le pagine. Andate del sito. A candidare QWERTY per Mia, non Fumble. Candidate QWERTY, perché tanto facciamo tutti parte, vinciamo tutti. Siamo una grande famiglia. Più gente sul palco, meglio è per tutti. Più cartonati per tutti. Esatto. Più cartonati per tutti. Votateci, fateci nominare, poi vi spammeremo di votarci per farci vincere. Andate a lasciare recensioni su iTunes, su YouTube, che tra domani o dopodomani ci sarà anche il video. Lunedì ci sarà il video, quello fico della GoPro. Insieme a Com'è quel gioco? Insieme a Com'è quel gioco? Questa puntata è Betrayal. È The House of the Hill. The House of the Hill. Il tradimento sulla casa. Sulla, nella casa. Nessuno è in grado di pronunciare giusto questo nome. Soprattutto i traditi. Regalateci quello che vi sembra giusto, perché in questo modo costruiamo la catapulta infernale che ci proietta Jacopo una volta a settimana qua direttamente. Sì. Se ci date abbastanza soldi, il biglietto secondo me riusciamo a pagarglielo. Io pensavo magari non una volta. Torno, non preoccupatevi. Ma e, catapulta, vabbè, catapulta infernale. Perché infernale? Ce ne vogliono due. Giusto. E c'è il suo cartonato che gli dà e via. E andate anche ad ascoltare Fantascientificast, l'ultima puntata che è uscita è quella con Luca Accomazzi, il mechista più famoso in Italia probabilmente. Mm-hmm. E settimana prossima esce un'altra puntata, perché ormai siamo diventati settimanali adesso. E quanto vi fate pagare? Eroe solari in simpatia e affetto. No, donate donate su QWERTY.it, o vi associate o c'è il tasto dona e ci donate quello che volete. Ebbene sì,
Grazie a tutti per averci seguito. Grazie a Jacopo. Ciao Jacopo. Adesso bisogna vedere come risolvere il problema di Ongo, che probabilmente se ne andrà sfatto e Ongo diventa incattivo. O se lo porta via Karkedy per qualche motivo per fare Ongo si rimette in Ongo diventa il cattivo. O Karkedyr lo riduce a una statuetta. Speriamo che Ongo diventi il cattivo. Almeno viene facile. E non lo potete uccidere. Se Ongo diventa il cattivo, anche lui può ucciderci. Sì, vero. Però ma i suoi scagnozzi sì. Sì, ma dopo che li abbiamo uccisi tutti, rimaniamo là a guardarci. Sì. Lui dice: questo è il mio castello. Noi gli distruggiamo il castello. E lui fa così. Il castello Marcondiro. E allora andremo là tutti e diciamo: non possiamo ucciderti, ma non sai quanto possiamo renderti la vita un inferno. Tutte le bacchette dei ravioli. Quando mangi il raviolo, la botta sulla mano per fartelo cadere. Come è venuto questo? Questa volta bruciato. Ti mette lo zucchero al posto del sale quando cuoci i ravioli, cose del genere. No, briciole nel letto. Mamma mia, quanta la stiamo tirando lunga perché non la vogliamo finire. Mamma mia, ok. Dai, sentiamo la settimana prossima. Io vi sentirò settimana prossima. Voi no, ma ciao Jacopo. Ciao a tutti. Buonanotte. Ciao, buonanotte.